Buonasera a tutti quanti e grazie per la vostra gradita presenza. Io sono Fausto Govoni, uno dei tanti coordinatori del movimento Zeitgeist Italia. Questa sera faremo non il solito podcast domenicale, ma una bella intervista al fondatore del nostro movimento, quindi al brillante Federico Pistono. Federico è rientrato da poco più di un mese dagli Stati Uniti, esattamente dal centro studi della NASA, della Singularity University in California. Ha scritto un libro molto interessante intitolato Robot Will Steal Your Job, But That's Okay, che tradotto significa I robot vi ruberanno il lavoro, ma questo è ok. Il libro sarà rilasciato il 5 novembre, seguito poi da un tour mondiale di presentazione, che è già partito sabato 13 ottobre a Bologna, ero anche presente. Daremo poi tutti i link riguardanti le date del tour e su come acquistare il libro. Quindi non voglio rubare ulteriore tempo a Federico, che comunque ora ci racconterà della sua esperienza alla NASA, senza magari inizialmente entrare troppo nei dettagli, proprio perché, mio carissimo Federico, questa sera avremo alcune domandine da porti riguardo proprio ai tuoi progetti. Volevo concludere la mia presentazione ringraziando Federico, a nome di tutti per il lavoro che ha fatto per il movimento e mi congratulo per le sue entusiasmanti iniziative, rinnovando la stima e l'ammirazione da parte dei volontari di Zeitgeist Italia. Quindi Federico, a te la parola e grazie ancora per essere qui con noi. Ah, grazie, grazie a voi per avermi insomma, qui invitato. Io in realtà vorrei fare una cosa un attimino diversa, vorrei lasciare un 5 minuti a qualcuno che mi dica un po' come state andando voi, com'è la vita Zeitgeist. Io chiaramente seguo il sito e così, però voglio sentire un po' la voce di qualcuno di voi che mi raccontasse un po' com'è andato in questo periodo in cui ero via. Poi partirò a bomba con le mie storie, se volete. Se non vi dispiace, se qualcuno vuol prendere la parola, sarei curioso di sentire. Posso io? Sì, vai pure, Vince. Ok, Fede, intanto ti dico, vabbè, ti ringrazio per essere qui e quindi mi aggancio a Fausto. E niente, attenzione ai microfoni, ragazzi, per favore. Niente, allora, da quando hai lasciato il coordinamento, ci sono stati nuove manovre per la riorganizzazione del movimento, quindi abbiamo pensato nuovi strumenti per diciamo, riorganizzare le mansioni, per il coordinamento dei GDL, gruppi di cittadini. Abbiamo preso in mano altre traduzioni, doppiato altri video. Penso che ovviamente tu avrai ricevuto tutti gli aggiornamenti e abbiamo strutturato anche questo team editoriale volto a ridisegnare il sito nuovo che nascerà con nuovi contenuti. Abbiamo inserito anche diciamo, tra virgolette, un percorso di accreditamento dei volontari e non più attivisti, perché abbiamo anche riconsiderato la parola attivista, la parola politica all'interno del movimento, cancellando il termine, diciamo, apolitico e inserendo quello apartitico, in quanto il movimento con le sue tesi, diciamo, è volto anche a un cambio politico delle persone, allacciandoci anche alla grande Aristotele che diceva appunto che ogni essere umano in ogni gesto che fa politica essenzialmente. Successivamente abbiamo sviluppato questo percorso di accreditamento giustamente sulla base del documento che avevi inizialmente scritto tu per l'introduzione ai nuovi e soprattutto a chi volesse interfacciarsi nel ruolo di coordinatore. E quindi abbiamo messo in primo piano la fiducia innanzitutto, quindi la fiducia e la passione per le persone, per la partecipazione assolutamente, e soprattutto l'impegno da dimostrare all'interno del movimento. Quindi diamo valore ai gesti che fanno le persone e ovviamente diamo sempre la possibilità a tutti di rientrare senza abusi, eccetera, eccetera. E la nostra moneta chiave, tra virgolette, è diventata la fiducia, appunto. Niente, abbiamo doppiato anche il documentario di nuovo del Venus Project, Paradise or Oblivion, numerosi video. Ci stiamo dedicando anche a determinati TED, che sono molto interessanti.
e abbiamo appena finito di tradurre e doppiare il primo episodio di Peter Joseph, che si chiama Culture in Decline, che parla della democrazia. E con grande orgoglio anche la nostra comunità ha steso un testo e ha organizzato un video nuovo che è uscito precedentemente di Culture in Decline, che parla che si chiama Zeitpillola, politica e sistemi decisionali, in cui abbiamo cercato di spiegare un attimo la nostra visione della democrazia e comunque la questione del metodo scientifico applicato ai problemi sociali. Stiamo traducendo articoli da vari blog e da personalità influenti proprio per stimolare la curiosità delle persone. E niente, stiamo andando avanti, ovviamente tutto da costruire ancora, però stiamo andando abbastanza bene e ora ci stiamo assestando a livello di coordinamento. E per adesso questo mi viene in mente, poi se magari vogliono prendere la parola e magari spiegare nel dettaglio altre cose che abbiamo realizzato. Ti ringrazio. Passo? Vai, vai. Sì, ciao Fede. Il movimento, niente, quello che mi sento di dire è che la cosa assolutamente positiva è che dopo la tua uscita, quindi questo momento di difficoltà dove abbiamo un po' dovuto riorganizzarci, secondo me è molto positivo il fatto che il coordinamento adesso sia gestito da più persone e non solo da una sola. Perché comunque questo permette, oltre che uno scambio di idee che è fondamentale, ma anche di essere interscambiabili, evitando che tutto gravi sulle spalle di una persona sola. L'altra cosa che voglio raccontarti è che per quello che riguarda sociologia abbiamo portato anche il questionario che avevamo distribuito proprio in occasione l'anno scorso del simposio. I risultati sono dei risultati interessanti. È stato proprio domenica scorsa un team speak dove abbiamo spiegato i risultati nel dettaglio e sono dei risultati che potranno avere delle applicazioni sia a livello locale sia a livello nazionale, quindi per i gruppi di lavoro. Quindi l'idea è comunque di sfruttare questi risultati per parlare di nuovi progetti. Faccio una brevissima parentesi sui gruppi cittadini che si stanno ristrutturando e alcuni stanno crescendo in modo veramente, veramente positivo. Non so se a questo riguardo, Davide, vuoi aggiungere qualcosa. Davide? Sì, eccomi, mi sentite? Ok, perché c'è il blocco al microfono. Sì, è 3 mesi che più o meno stiamo cercando di cooperare tra i vari gruppi cittadini per cercare di condividere le idee, i materiali, le esperienze fatte dai singoli gruppi cittadini per evitare di dover reinventarci l'acqua calda ogni volta, visto che abbiamo notato che spesso gruppi magari più nuovi andavano a fare cose che noi avevamo già fatto, per esempio nel nostro caso di Milano, quindi abbiamo unito un po' tutta l'esperienza dei vari gruppi e piano piano adesso stiamo facendo un incontro team speak mensile, l'ultimo martedì del mese, dove ci sentiamo tra i vari coordinatori e ci si scambia idee, esperienze e quant'altro. A Milano, giusto un appunto, è partito un progetto molto interessante, quello di rigenerare i vecchi PC con Linux. Sta avendo un grande interesse da parte degli spettatori, da cui poi facciamo le nostre lezioni, e speriamo di farlo partire proprio alla grande, cioè di riuscire a creare qualcosa di più che una lezioncina da 2 ore. Scusate, posso dire un'ultima cosa? Ok, Vai. e niente, volevo solamente dire una cosa che ho dimenticato, volevo ringraziare anche Ezio che sta registrando, che veramente grazie al suo contributo professionale abbiamo organizzato un GDL doppiaggio veramente eccezionale e quando lo ascolterà mi fa molto piacere. E volevo dire un'ultima cosa riguardante al documento Open Source Project Creative Commons operativi che abbiamo lanciato. È un documento dove essenzialmente raccogliamo tutte le iniziative già operative, ovviamente, di progetti che sono volti, insomma, simili a quelli che presentai anche al simposio Società Sostenibile, ovvero i famosi strumenti di una RBI. Diciamo, si stanno ingigantendo questo documento e sta riscuotendo veramente molto successo anche all'estero. E niente, stiamo dando veramente il servizio migliore che possiamo con le risorse che abbiamo e con i meravigliosi volontari che disponiamo. Posso? Vai, Dani, vai.
Allora, da quando sono entrato nel movimento mi sono subito attivato per ripristinare, diciamo, il GDL tecnologia, che purtroppo era un po' in disuso. In questi giorni abbiamo preso in carico dei progetti. Con un piccolo finanziamento abbiamo completato una stampante 3D, adesso ci stiamo occupando di stampare le parti per chi volesse costruirla nel territorio. German si è preso in carico di costruire un motore Stirling, mentre Claudio sta facendo dei progressi sull'idroponica. Io vorrei aggiungere solo una brevissima cosa, e cioè che c'è una maggiore attenzione nei contenuti che divulghiamo, c'è una maggiore presa di coscienza da parte delle persone, c'è un maggiore dialogo e direi che stiamo crescendo tutti quanti assieme. Ottimo, c'è anche Ezio, no? Ok, bello, allora, no, c'è Ezio, allora ti lascio la parola. No, ma è Ezio Marano, penso, no? Ezio Coriglione, aspetta. Sì, no, vabbè, se Ezio Candilano vuole dire qualcosa, gli do il talk power. Pensavo che Zietto volesse dire qualcosa a proposito del GDL doppiaggio, quindi gli ho dato il talk power. Vai Ezio di Milano, puoi parlare ora. Problemi ai microfoni. Ti si sente? No, non ti sentiamo, Ezio. Vabbè, forse non sta... Forse non è la tastiera. Ok, allora, bene, mi fa piacere sentire, diciamo, la vecchia guardia e nuove voci, nuovi spiriti. Bello sentirvi in forma e comunque anche motivati. Vedo che non c'è, diciamo, quell'entusiasmo frivolo, ma c'è una consapevolezza abbastanza ferma, nel senso che mi sembra che state procedendo a passi più piccolini, ma molto più sicuri, e questo mi fa molto piacere. Io non so bene cosa raccontarvi, perché potrei parlare per 3 giorni, sono ormai un mese che racconto a destra manca tantissime storie e non ricordo neanche più proprio da che parte sono girato. Non so se devo raccontare, se mi fate magari qualche domanda più specifica, poi riesco a tornare sul generale. E che cosa volete che dite ditemi voi. Beh, intanto se ci vuoi raccontare un pochino la tua esperienza, la Singularity, dopo sicuramente ti facciamo delle domandine, che ce le abbiamo, hai voglia. Ok, allora, Singularity, dunque dovete immaginarvi un ambiente, siamo a Mountain View, che è vicino a Palo Alto, dove abitano sostanzialmente gente come abitava il top, i più ricchi, i più anche opulenti, cioè la crema della Silicon Valley abita nella zona lì tra Mountain View e Palo Alto, e quindi questo è l'ambiente in cui ti trovi attorno. Invece dove sei tu, sei dentro questo campo, il campus di ricerca della NASA. È stato costruito negli anni 50 durante l'epoca Apollo, quindi hai queste dicotomie, queste antitesi incredibili, dove tu, cioè da una parte hai queste strutture costruite negli anni 60 e mai rimodellate, perché alla NASA hanno continuato a dare i fondi e quindi quasi decadenti, questo stile molto centro di ricerca NASA Ames, che sta lì in Silicon Valley. Mi sentite, ragazzi? Vedo connection problem. Sì, ti abbiamo sentito gli ultimi secondi un po' a scatti. Ah, ok. Quindi immaginatevi questo posto che da una parte sembra cadente, dall'altro sembra ipertecnologico. È un ambiente militare, quindi cioè, tu hai la polizia federale che ti mette in galera in giro senza il casco in bicicletta. Cioè, sono situazioni un po' così, un po' paradossali, però a parte questo, che sono dettagli, tu sei dentro questo posto, di fatto gli scienziati che hanno... hanno cambiato il mondo, stanno cambiando ancora adesso. Cioè, io sono rimasto sconvolto dalla quantità di cose, di tecnologie che la NASA ha inventato, sperimentato, prototipato e poi portato a beneficio del mondo, che non c'erano nulla con lo spazio. Cioè, se siete poi sulla Wikipedia, certe invenzioni della NASA che poi sono state utilizzate al di fuori dell'industria aerospaziale, e sono a centinaia.
di cose che non mai, dalla, non so, dal laser agli occhi fino a adesso i pompieri, per esempio, possono spegnere agevolmente un incendio intero stabile in un minuto, due minuti, piuttosto che metterci magari 3-4 ore, perché la pompa che riesce a sparare quella quantità di materiale è inventata dalla NASA, che era provata per sparare il jet fuel dentro allo shuttle, cioè dallo shuttle al di fuori, e così tantissimi altri di cui nessuno è alla conoscenza. Poi, vabbè, insomma, tu sei dentro questo posto qua e ti trovi 80 persone da quasi 40 paesi che in qualche modo sono tutti dei leader. Ci sono leader nel settore delle non profit, ci sono leader tra gli scienziati, ci sono leader nel campo dell'intrattenimento, della entrepreneurship. Cioè, ho trovato una ragazza di 19 anni che ha, mi sembra, 16 anni, aveva già fondato 3 aziende e aveva inventato una tecnologia per schermarsi dai raggi UV e prevenire i tumori alla pelle, ed era il suo mentore, cioè l'aveva fatto da mentore un premio Nobel per la chimica. Questa qui, quando aveva tipo 17 anni, aveva creato una struttura con un fullerene, atomi di carbonio posizionati in esagone, struttura esagonale, dentro la quale aveva intrappolato delle molecole di varie sostanze che bloccavano i raggi UV con un rapporto 1000 volte più efficiente di qualunque altra tecnologia costruita, e quindi che poteva essere spedita in remoti villaggi nell'Africa, in Sud America, nel sud-est dell'Asia a un centesimo del costo. Cioè, cose di questo tipo, e tu avevi di tutto, cioè c'era anche gente che aveva magari, non so, 50 anni e che era lì, che ormai aveva già fatto tutto nella vita, cioè aveva già, si era già laureata, magari aveva 4 lauree, 5, aveva fondato 10 aziende, aveva già una figlia ed era arrivato lì per ricaricarsi le batterie e per così aprire di nuovo un mondo e vedere come di nuovo cambiarlo e ispirare questi giovani nuovi a cambiare una volta. Un ambiente assolutamente dinamico, cioè tu le prime 4 settimane fai qualcosa come 17-18 ore costanti, giorno, ogni lezione con premi Nobel, gente che ha fondato aziende da miliardi, gente che ha fondato delle non profit che hanno salvato la vita a milioni o decine o addirittura centinaia di milioni di persone. Fondatore di Kiva, la fondatrice di Kiva è venuta, questa qui dove potete fare i micro land, persone che, non so, sei una mamma di 6 bambini in Sudan e vuoi mandarli a scuola. Per farlo ti servono dei soldi, e quindi cosa fai? Tu hai, non so, una piccola attività dove cuci, fai la sarta, però lo fai a mano, non ti puoi permettere una macchina da cucire. Allora con $200 te la potresti comprare, e allora cosa fai? Tu ricevi 10 donazioni da $20 da 10 persone che sono in giro per il mondo in paesi benestanti, e con questi soldi tu ti compri una macchina da cucire, e con l'introito che poi fai dalla vendita del tuo lavoro puoi mandare a scuola i tuoi figli, e lo vedi, cioè tu li presti direttamente a quella persona lì. E quindi, cioè, questa qui poi mette le fotografie con il suo cellulare, che lì anche con 5 euro ti compri un cellulare che fa le fotografie, quindi paradossalmente costa di meno un cellulare che fa le foto e che si connette a internet di il cibo e l'acqua. E questo è arrivato al punto della tecnologia, perché la tecnologia si abbassa il costo in maniera esponenziale, mentre invece i beni di prima necessità rimangono stabili o tendenzialmente si alzano di costo. E quindi, caspita, tu quei $20 o €20, cioè non è che li hai regalati così ad una azione che dove sono finiti, un po' nelle tasche dei dirigenti, un po' nelle Audi della... No, cioè tu l'hai prestato direttamente a questa persona qui. E, ecco, questo era uno di tanti esempi. E poi, insomma, viene a scoprire dei 1000 progetti che ci sono, dalle fondazioni che sta lavorando, a dei filantropi che prendono per esempio i migliori studenti del mondo e dicono: bene, tu non andare all'università, tu non andare a guattare in delle situazioni tremende dove hai poi mezzo milione di dollari di debito che devi ripagare nella vita per... inutile. Io, quello che ti serve sono qua $200.000, tu vai
fare quello che ti rende felice, quello che secondo te ha un maggior impatto per l'umanità. Per esempio Peter Thiel ogni anno, ragazzi tra i 18-22 anni, ai 21 anni, dà la Peter Fellowship, cioè la Thiel Fellowship, gli dà $200,000 per fare quello che voglio. Noi ho conosciuto questi ragazzi, c'erano dubbi che tutto quello che volevano fare era fare ricerca per virologia, per trovare delle cure per certe malattie che adesso sono incurabili. E sti qua, caspita, diciottenni che stavano 18-20 ore in laboratorio, a volte dormivano in laboratorio, a fare ricerca che non avrebbero potuto fare neanche dopo 15 anni di università, perché avrebbero dovuto seguire il percorso tradizionale, poi andare a fare la specialistica, il dottorato, e anche lì comunque ti fanno fare delle idiozie, di fatto, nella maggior parte dei casi. E alla fine di tutto il processo, poi cosa succede? Ti assume un'azienda per fare il suo sporco lavoro e per fare i suoi brevetti e insomma quello che sappiamo. E invece questi dicono no, tu salti tutti questi 15 anni di schifezze per poi andare a fare la prostituta in una multinazionale. Ti pago io tutto quello che ti serve e tu studia quello che ti pare. Ecco, così, quindi cioè, questi qua stanno cercando di mettere le basi per costruire una nuova classe di change maker, cioè di persone che letteralmente cambiano il mondo dalla base, cioè dal nulla, con pochissimi strumenti a disposizione, perché alla fine dare un laboratorio con il sequencer DNA, insomma tutti gli strumenti che servono, adesso costano pochissimo, perché questi strumenti sono proprio DIY, cioè te li costruisci adesso tu, quasi come sono i stampanti T. Allo stesso modo c'è gente che ha costruito, cioè, prendendo pezzi di computer come, non so, un floppy disk e un CD-ROM e poi, non so, dei pezzi stampati con una stampante 3D, con dei magneti, altre cose connesse, e hanno costruito strumenti che costerebbero 100-150 mila euro con 500 mila euro di materiale. È un po' di ingegno. E poi hai questi luoghi come BioCurious, dove, caspita, io ho fatto il sequencing del mio genoma, o meno di parte del mio genoma, in 2 ore, non avendo mai studiato biologia ad alto livello. Quindi siamo arrivati e ci hanno detto, ok, allora ha un background in biologia, eravamo, non so, in 20 in quella session, noi alziamo la mano in 2, io no, chiaramente, e dicono, vabbè, non c'è problema, guardate, questo qui è il DNA, questo qui è l'RNA, così si fa la polimerasi, questo qui è il processo, funziona così, questa è una base, potete inserire, questo è un bond di idrogeno, questo lo potete legare o spezzare utilizzando questi altri legami, e in 2 ore eravamo lì che facevamo manipolazione del DNA, e facevamo il sequencing del nostro DNA, cioè, capito? Così... Tu passi da, viene chiamato from zero to hero, cioè da zero passi a un eroe, meglio così, nel giro di 2 ore. È fantastico. Cioè, proprio gli strumenti per creare il cambiamento sono letteralmente alla portata di tutti. E quindi, insomma, tu vivi in questo ambiente dinamico e dove con questi continui stimoli e vedi che puoi cambiare il mondo, perché lo fai. Cioè, tu ti metti lì e caspita, auri e non so se... processo di protoding, che è piega delle proteine, sono un processo applicativo da capire, è troppo complesso per riuscire a sviscerare con algoritmi potentissimi del computer, distribuiti, utilizzando anche migliaia di computer, è difficile fare il reverse engineering del protein folding. Ebbene, una soluzione è quella di utilizzare il DNA, che è quello molto facile da manipolare, costruire delle strutture, e poi far crescere le proteine attorno al DNA. Quindi tu crei delle strutture con il DNA, infatti viene chiamata origami, per poi far crescere le proteine attorno al DNA, fai dissolvere e hai costruito struttura con la forma che volevi e le proteine hanno preso esattamente quella forma. Quindi tu in un certo senso hai fatto, cioè hai un po' fregato il sistema, non hai detto alle proteine fate così, ma hai utilizzato un guscio, una conchiglia sulla quale ti sono ripiegate. E su questo tu, utilizzando i bond, tu puoi aprirli. Ad esempio, questi qua vanno a trovare una cellula cancerogena, si aprono, la racchiudono dentro e praticamente la ingabbiano. E questa è una delle promesse che si può fare con questa tecnica. E il paper che è uscito, che parla di questa cosa qui, è di 5 mesi fa, cioè quando noi eravamo lì, era uscito. E
noi vedevamo sta roba, eravamo con questo simulatore dove stavamo facendo i calcoli e creavamo queste nuove strutture, e il tizio lì che ci stava insegnando sta cosa qua fa: vabbè, io sto cercando degli aiutanti, cioè dei ricercatori per fare un dottorato di ricerca su protein folding, se qualcuno interessa me lo dica che magari lo prendo. Quindi cioè, proprio fantascienza, no? Che tu arrivi lì catapultato sapendo niente e puoi cominciare a fare ricerca ai più alti livelli su una cosa che è appena uscita da Stanford 2 mesi prima, e che in tutto il mondo ci sono 4 centri di ricerca che lo sanno e 2 che stanno facendo sperimentazione. Ecco, questo è un po' il mondo. 4 settimane così, tutti i giorni, 18-19 ore al giorno, con insomma tutto quello che ne va attorno. Poi la gente che c'era lì è veramente incredibile. Ognuno ha la sensazione, quando è lì, di essere fuori posto, perché tu pensi, questi qua sono tutti dei geni pazzeschi, io che cosa ci sto a fare qui dentro? Cioè, io mi sento completamente fuori posto. La cosa carina, o meglio, la cosa divertente, è che tutti si sentono così, cioè ognuno si sente inadeguato perché pensa di non essere abbastanza. Ma chiaramente non può essere così, perché se cioè, capite bene che tutti non possono essere adeguati allo stesso modo rispetto agli altri, perché la percezione che si ha degli altri è superiore alla percezione che si ha di se stessi. E questo perché? Perché la conoscenza collettiva che deriva da una comunità così elevata è chiaramente superiore alla conoscenza di qualunque singolo individuo. E quindi l'idea del group thinking e della conoscenza condivisa e della capacità cognitiva collettiva essere superiore a quella dell'individuo, lì diventa esponenzialmente più vero. Cioè in quel posto lì tutto è esponenziale. Anche i dialoghi, anche le discussioni, anche la capacità di interazione, di comprensione. Abbiamo fatto la Marshmallow Challenge, abbiamo fatto lavori di gruppo, progetto, cui in mezz'ora dovevamo prototipare per esempio un'applicazione per migliorare la vita almeno a 1.000 persone, e in mezz'ora cioè, tu dovevi prototipare un'applicazione per mobile per esempio che facesse questa cosa qua, ma avevi 30 minuti e c'erano 7 persone. Allora capite bene che nei sistemi tradizionali uno perde 2 giorni solo a decidere quali sono cioè tu fai il capo, tu sei il tecnico, tu sei il designer, tu sei questo, tu fai quell'altro. No, stai lì a discutere su 10.000 cose e prima che arrivi una decisione ne passa il tempo. Lì in mezz'ora dovevi fare brainstorming, la convergenza di idee, tirare fuori che ti piaceva di più, scegliere democraticamente o no tutti quanti assieme, cominciare a fare uno sketch di quello che doveva essere, decidere esattamente cosa avrebbe dovuto fare, in che modo avrebbe aiutato 1 milione di persone, quali risorse ti sarebbero servite, quante persone sarebbero state necessarie, e mettere giù una piccola presentazione che avresti dovuto fare appena finito e doveva durare 90 secondi. Questo lo dovevi fare in mezz'ora. Ecco, questa era una delle attività che dovevi fare. In questo modo si vede subito se riesci a lavorare in gruppo, in particolare in un gruppo dove hai altri 79 alpha male, alpha female, cioè altri 79 leader, ognuno dei quali è intelligente tanto quanto te, e quindi capisci bene che lì, caspita, dici, boh, parlo, non parlo, dico, non dico, perché rischi sempre di dire, non voglio piccare, però devi stare attento che nessuno prevarichi neanche, perché lì c'era veramente una sorta di problema latente potenziale di ego che poteva esplodere in qualunque momento. Eppure in 90 giorni non è mai esploso questo problema. Io sono stato veramente stupito, perché il problema dell'ego si vede ovunque, in qualunque comunità, in particolare anche quando di leader ce ne sono pochi, tipo bastano 2 o 3 galletti e il problema di ego viene fuori. Lì c'erano 80 galletti, eppure il problema di ego non è mai venuto fuori. Caspita, forse proprio perché erano 80 leader veri, perché sapevano rispettare anche gli altri e sapevano anche quando lasciare spazio e in che modo e come rispettare le opinioni altrui e quando lasciar perdere certe cose, quali informazioni erano rilevanti per andare avanti nel discorso e quali invece dovevano essere lasciate perdere. Tutte le dinamiche di gruppo che tu impari in queste 4-5 settimane di attività e di lecture, poi le devi mettere in pratica nelle 5 settimane successive, quando devi formare il tuo team e cominciare a lavorare. E a quel punto, cioè, il lavoro vero
comincia ed è incredibile. Io ho formato un team con altre 3 persone che poi abbiamo continuato e abbiamo trasformato in quella che viene chiamata negli Stati Uniti una benefit corporation, che è la stessa dicitura legale di Creative Commons, della Wikimedia Foundation, di Couchsurfing e di un sacco di queste cose, che in sostanza sono delle aziende che operano secondo la stessa filosofia di una non profit, nel senso che hanno uno scopo sociale, sono delle imprese sociali, forse si direbbe in Italia. Tuttavia hanno la libertà di operare come meglio credono, ma non devono rispondere unicamente ai propri azionisti, quindi la bottom line non è di fare soldi, ma è quella di raggiungere l'obiettivo che sta nella missione, nella mission che l'azienda si definisce. Per esempio, noi abbiamo come mission quella di elevare il potenziale cognitivo intellettuale delle 4 miliardi e mezzo di persone che adesso non hanno accesso all'informazione tramite internet e che quindi hanno tutta una serie di possibilità occluse, e quindi quello è il nostro obiettivo. Questo significa che se in un futuro qualcuno di noi volesse prendere delle decisioni che vanno più verso il far soldi e meno verso questa risoluzione, a quel punto la mission entra in gioco e o i membri stessi dell'azienda o un ente esterno, che è quello che dice se sei benefit oppure no, dice no, questa cosa non è accettabile. E ti possono licenziare. Quindi la corporation va avanti con il suo mission, ma tu vieni licenziato perché non stai perseguendo quella che è la mission. Questa è una cosa che ci siamo imposti di comune accordo, perché vogliamo che, indipendentemente da quello che succede alla nostra attività, cioè che ci saremo, sia che ci saremo sia che non ci saremo noi, la mission verrà comunque svolta. Quindi qualunque, cioè anche se un domani uno di noi dovesse impazzire e volesse far soldi e basta, questa cosa non influirebbe minimamente su l'andamento dell'azienda, perché l'andamento dell'azienda è chiaro e quello deve essere. E questo siamo riusciti a raggiungere questo accordo tutti assieme in modo molto semplice e lineare, proprio perché ci siamo scelti noi quattro con questo obiettivo. Cioè abbiamo visto quali erano i nostri valori morali di base. E in base a quello abbiamo scelto il nostro team. Altri team hanno avuto altri criteri. Il criterio principe grazie al quale io ho scelto i membri del mio team era proprio se avevo un'affinità etica e morale con loro. Quindi potete immaginare che tutte quante le persone del mio team sono umanamente persone fantastiche. C'è Cosmo che lui. È arrivato quando ha detto 3 parole per descriverti. Lui ha detto diritti umani, Wikileaks e software libero. Cioè, queste sono le 3 parole che doveva identificare lui. Quindi, appena sentito, ho detto: ah, ok, questo ragazzo mi piace. Poi c'è Cristina Maria, che lei diciamo, nel suo essere già racchiude un po' quella che sono i suoi, cioè già racchiude la multiculturalità e il senso di diritti civili, diritti umani e di cittadinanza globale, perché lei è una messicana che vive in America di origine italiana, quindi lei già ha 3 cittadinanze, 3 tipi di famiglie, che ha passato tanti anni in India e che vede proprio e che vede proprio le problematiche di nascere in una famiglia povera e trovarsi straniera in un paese che è molto, così, molto, molto poco, non accetta facilmente altre culture e ci mette molto tempo a fare dei passi in avanti a livello culturale. E poi Josh, che invece lui è uno di San Francisco, che ha lavorato a Google per vari anni, e poi secondo lui Google quello che stava facendo non stimolava a sufficienza in termini di in che modo sto avendo un impatto positivo nel mondo, e quindi ha deciso di lasciare Google dopo questo qua ha laureato a Stanford, Master, Intelligenza Artificiale, 4 anni e mezzo a Google nella ricerca quindi in machine learning, gli algoritmi più avanzati che potete immaginarvi, e dice no, non è abbastanza stimolante, voglio fare una roba che mi dia più senso il team con noi. Quindi io, diciamo, con questo team qua mi trovo benissimo, stiamo andando avanti, ogni settimana ci incontriamo su Hangout e facciamo i nostri lavori, e abbiamo già iniziato un progetto nelle Filippine. Come primo passo abbiamo iniziato a
abbiamo fatto acquistare con i nostri soldi e fatto installare, abbiamo fatto training, abbiamo fatto installare un laboratorio di computer in una regione a mezz'ora a sud di Manila, nelle Filippine, che aveva 1400 bambini che non avevano avuto una connessione a internet a scuola. E dopodiché li abbiamo intervistati, abbiamo mandato un videomaker lì a intervistare i bambini, la preside, gli insegnanti e via dicendo, i genitori, per capire insomma che cosa avrebbero fatto con questi computer, qual era la loro speranza, se pensavano che internet sarebbe stato utile e per che cosa. E abbiamo un po' cominciato a capire quello che è la realtà lì. Quindi abbiamo cominciato a parlare con loro e ad avere un dialogo, che è la base per cominciare a fare qualunque cosa, avere un dialogo. Abbiamo visto moltissime startup nella zona di San Francisco pensare di risolvere chissà quali problemi senza mai spostarsi dalla loro sedia lì, no? Della Silicon Valley. Cioè, se tu non ti sporchi le mani e vai nel territorio, oppure parli con quelli che effettivamente hanno quelle problematiche e semplicemente presumi di sapere ciò che loro provano, quello che loro sentono e di cosa loro hanno bisogno, hai fallito in partenza. Ed è per questo che tantissimi progetti umanitari delle Nazioni Unite, del Fondo Monetario Internazionale, hanno tolto quasi nulla, proprio perché non facevano quello che mi chiamate field work, cioè il lavoro bella zona che ti interessa. Passare le domande, che sennò parto in tangenti più svariate. Sì. Federico, allora, ascolta, prima di passare alle domande volevo che tu ci spiegassi un attimino quello che mi accennavi ieri a Bologna sull'efficienza di lavorare in squadre da 4, da 3, no, non più di 4 persone. Perché c'è questa efficienza? Ecco, volevamo saperlo perché potrebbe essere una cosa molto interessante anche per noi, per i gruppi cittadini e i gruppi di lavoro. E poi passiamo alle domande, ti dico che da 8 sono già diventate 10, quindi cerchiamo di accelerare un pochino, altrimenti rischiamo di non fare in tempo a fare tutte le domande. Ok, ma innanzitutto voi mi sentite? Perché io qui leggo, non si è sentito più niente dopo un certo, l'ultima parte non si è sentita... Mi avete sentito? Percentuale? Allora, io veramente, Federico, ho sentito praticamente tutto. Ogni tanto cala un attimo la connessione e si sente un po' di fatica, ma si è sentito bene o male tutto. Sì, accettabile, Fede. Puoi continuare. Ok, sì. Dunque, il team... La grandezza di team consigliata era 5 a Singularity, ma abbiamo presto scoperto che il team ottimale è di 3/4 persone. Beh, già 4 persone, se non hai una sintonia perfetta, sono troppe. Tipicamente il team migliore è persone. Se sei in più di 3, già non riesci più a prendere le decisioni. A meno che, ripeto, non hai una sintonia perfetta. Poi possono essere più grandi se però a prendere le decisioni sono solo in 3. E per prendere decisioni e magari di prendere 100 decisioni in una settimana, cioè sono semplicemente troppe da poter gestire. A questo punto devi suddividere in sezioni e in micro sezioni in cui ognuno è responsabile di fare no, non è presidente, amministratore delegato, direttore personale, non è quello, no. Ah, scherzavo, ok. Juan dice non si limita alla creatività. No, in realtà la si stimola perché, ecco, un'altra cosa che ho imparato pazzesca è come essere creativi. Cioè, per essere creativi innanzitutto bisogna mettersi in testa questo. La creatività è generata dal movimento. Quindi se voi state fermi, seduti, ad ascoltare o a parlare, pensare di trovare fuori qualcosa di creativo, beh, avete sbagliato tutto. Cioè, per essere creativi bisogna muoversi, ma fisicamente muoversi, cioè bisogna correre, saltare, rotolarsi per terra, bisogna abbracciarsi, bisogna battere 5 saltando per aria, bisogna fare giochi, cioè si deve giocare, si deve muovere. E se il livello di energia è basso, bisogna dire, oh ragazzi, il livello di energia è basso, ci facciamo una corsa, 15 minuti di pausa, oppure facciamo un gioco di creatività per ristabilire il livello di energia, perché se no non si riesce a fare niente. Quindi
Il movimento genera creatività, è quella la prima cosa. Ed è per questo perché la scuola è un fallimento, certamente. Come fai a creare degli individui, come fai a generare degli individui creativi dicendo loro stai zitto e fermo, ascolta, in quel banchetto di 50 metri, 50 centimetri quadrati, cioè, capito, è proprio una via. Mentre invece nel mondo delle startup è la base di tutto, cioè si hanno, addirittura fanno classi di improv, di improvvisazione, dove tu devi dire, non so, tre cose che, e poi aggettivo, tre cose che, aggettivo, tre cose che, aggettivo, e tu devi urlarle, per esempio, e fai 5 minuti così. Oppure quando fai le sessioni brainstorming, ci sono 20 modi per fare il brainstorming. C'è il brainstorming dove ognuno scrive silenziosamente, entro 5 minuti, tutte le idee che gli vengono in fogliettini, e poi appoggi, appiccichi post-it su per il muro e poi convergi spostando quelli degli altri, riconvergendoli in delle sorte di cloud, tutto in silenzio. Un altro modo è quello dove ti urlano una headline, cioè massimo da una a cinque parole la tua idea e devi urlare. C'è uno che scrive e tutti gli altri urlano. Regola numero uno, nessuno può mai dire di no durante il brainstorming. Cioè io posso dire anche un'idea puttanata e nessuno deve dirmi no, è una puttanata. Io dico la mia idea, tu dici sì e, ne dici un'altra, sì e ne dici un'altra. Poi dopo 10 minuti che fai così, cominci ad analizzare e dici questa qua era una stupidaggine. Però tu non puoi bloccare il processo creativo dicendo no, guarda, non è fattibile per questo, no, guarda, quest'altro motivo. È proprio tutta un'altra dinamica, tutto un altro modo di concepire le cose. E quando lo fai, lo vivi per settimane insieme a della gente che è tanto geniale quanto te, se non di più, o 10 volte di più, e quando sono messi insieme è 100 volte più di te. Tu vedi proprio l'intelligenza collettiva che emerge da queste riunioni in cui in 20 minuti riesci a raggiungere più risultati che a lavorare per 10 giorni in maniera tradizionale o per un mese da solo. Quindi, ecco, è una cosa che auguro a tutti, cioè quella di fare un'esperienza con un team di persone motivate e geniali alla risoluzione di qualunque grande problema, perché è un'esperienza che è, secondo me, senza pari. E io ho la fortuna di viverla costantemente, perché con il mio team ci incontriamo sempre. Chiaramente l'incontro fisico è esponenzialmente più bello, però anche, diciamo, con quello remoto si può fare tanto. Ok, grazie per questo intervento, Federico. E io passerei allora la parola a Vincenzo, che incomincia a leggerci le domande che abbiamo creato nel documento. E vai pure, Vincenzo, comincia pure con la prima domanda. Ok, intanto bellissimo intervento, Federico, veramente mi ha dato tantissimi spunti di riflessione. Allora, Peter Ray chiede: siamo davvero sicuri di essere nelle condizioni di aiutare l'Africa o altri paesi poveri, tra virgolette poveri, con questo progetto Wi-Fi, considerando la crescita vertiginosa del loro PIL? Quali possibili investitori dello scenario contemporaneo potrebbero avere interesse a finanziare il progetto? E poi c'è un link che adesso ti inserisco. Ok, quindi qua ci sono due domande. La prima è in che modo Wi-Fi può aiutare questi paesi, e la seconda chi è interessato a finanziarlo. Bravo. Ok, allora noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. Prima di imbarcarsi in qualunque attività, e questo è un consiglio che ho avuto da uno dei miei mentori, Neil Jacobstein, che insomma è una persona che stimo tantissimo, un genio del futuro, l'intelligenza artificiale, andatevelo a vedere, Neil Jacobstein. E lui ci ha detto, indipendentemente da quello che adesso fate, fate questo, fate quell'altro, non avevamo ancora deciso esattamente, fatti questa domanda. Immaginati com'è adesso il mondo e come sarà il mondo tra 5 anni, senza di te. Cioè, se tu non esistessi, se tu e il tuo team non vi formaste, non faceste niente, come sarebbe il mondo tra 5 anni? Bene, adesso immaginati tu e il tuo team tra 5 anni. Avete cambiato la situazione oppure sostanzialmente siete irrilevanti? Cioè, ovvero, state operando nel corso inevitabile degli eventi oppure state facendo qualcosa che nessun altro sta facendo? Questa è la domanda che dovete farvi prima di fare qualunque cosa. E questo chiaramente ci ha influenzato radicalmente su non tanto quello che volevamo fare, ma sul modo in cui lo facevamo. E quindi abbiamo fatto le ricerche molto approfondite sul settore di chi si stava occupando di portare internet al mondo. E abbiamo visto subito che c'erano troppe problematiche per fare in modo che noi potessimo risolvere quel problema in modo efficiente.
Non sto qui a citarvele tutte, dico velocemente, ogni paese ha una legislazione diversa, quindi anche se risolvi per un paese, trovi la formula per quel paese lì, quando vai a un altro paese devi rifare praticamente il 90% del lavoro da zero. Ci sono un sacco di blocchi che non sono dovuti dalla tecnologia, che sono sociali, che sono di tangenti, che sono di leggi, che sono di un sacco di cose. Ma anche nel caso in cui trattassi solo di tecnologia, non è una tecnologia che scala, perché quando hai a che fare con l'infrastruttura, tu sei relegato dai limiti del posare fisicamente l'infrastruttura. Quindi abbiamo calcolato, stimato molto così, senza fare un business plan di molto approfondito, ma abbiamo calcolato che ci serviva un team di centinaia di persone con diverse centinaia di miliardi di dollari per effettivamente avere un effetto sul problema in senso consistente. Quindi ci siamo resi conto che da qua a 10 anni non avremmo sostanzialmente modificato nulla se ci fossimo concentrati nel provide the infrastructure, cioè nel fornire l'infrastruttura. Durante la nostra ricerca abbiamo visto che un grandissimo problema di quelli che posano l'infrastruttura è che non trovano poi le persone che acquistano la rete internet o l'accedono perché non ci vedono il valore aggiunto sopra. Beh, loro vedono internet, dicono ok, però io cosa faccio? Ci vado su Facebook un'ora, tanto vale che vado all'internet caffè e pago 50 centesimi e non devo pagarmi 50 volte tanto per avere la connessione in casa. Quindi ci hanno detto, se voi riusciste a far capire che internet ha un valore aggiunto e a creare valore sul fatto che noi lo portiamo, allora voi avete risolto un problema che adesso quasi nessuno sta risolvendo, o meglio, nessuno sta risolvendo in scala globale. Quindi noi ci siamo domandati, internet perché lo vogliamo? E abbiamo fatto una lista di 100 cose che secondo noi internet porta. È un equalizzatore sociale, porta più democrazia, porta più partecipazione, più accesso alla conoscenza, all'educazione, alla formazione di nuove skill, a tutta una serie di cose, 100 cose. Bene, quali sono le barriere all'adozione? Una barriera all'infrastruttura, e quello abbiamo un tot di persone che se ne stanno occupando, per esempio Airjal di Range Networks, che siamo andati a incontrare, questi qua sono in India, stanno facendo già dei lavori, sono lì per anni, e vogliono essere i nostri partner adesso. Poi ci sono altre barriere. Qual è l'altra barriera? Il costo, per esempio. Però il costo non diventa più una barriera se tu o lo abbassi o alzi il tuo tenore di vita, così che poi quel costo lì non diventa più proibitivo. Inoltre, un'altra barriera è che tu non ci vedi il valore aggiunto. Se invece tu riesci a costruire un ecosistema all'interno del quale uno non solo ci vede il valore aggiunto, ma ci ricava tutto quello che serve per vivere meglio proprio dalla connessione a internet, che è quello che internet crea se lo sai usare, allora hai fatto bingo. Quindi abbiamo pensato di costruire una piattaforma online per la creazione di nuove skill, o meglio per l'insegnamento, il training di nuove skill, grazie alla quale uno può trovare un lavoro senza lasciare la sua zona, cioè senza lasciare il suo villaggio rurale dove stai, dover andare in città per forza e abbandonare la famiglia, via dicendo, lavorando le ore che ti servono per vivere bene e basta, facendo un lavoro che sia fulfilling, cioè uno che ti piace, perché tu puoi accedere a lo scibile umano e tra tutte le skill che esistono, scegliere quella che ti piace di più, quella che ti interessa, e grazie a quella tu realizzare il tuo potenziale intellettuale, cognitivo e umano, grazie al quale puoi accedere non solo a, diciamo, imparare nuove skill, ma impari la risoluzione di problemi in generale, così quando tu hai imparato quella skill, non hai solo imparato quella, hai imparato un metodo grazie al quale tu puoi imparare qualunque altra skill. E questa è una parte, quindi non è solo, diciamo, un luogo dove imparare, ma è un luogo dove imparare e trovare un lavoro grazie alle cose che hai imparato, imparare una forma mentis che ti serve per tutta la vita per risolvere qualunque problema ti si trovi di fronte. E questo, vabbè, se fosse solo così, sarebbe semplicemente un ibrido tra la Khan Academy, Udacity e, per dire, Odesk, che fa lavoro online. Il valore aggiunto vero che forniamo noi è il senso della comunità. Cioè noi creiamo un ecosistema dove viene premiata la collaborazione, piuttosto che la competizione spietata tra questi individui che devono trovare un lavoro. Tramite un sistema di mentorship dove, se io sono un guru di Photoshop, posso prendere un allievo e insegnare a quell'allievo tutto quello che so, e poi per, non so, i prossimi X mesi io prenderò una percentuale su quello che quell'allievo ha, sui lavori che il mio allievo poi farà riguardo a Photoshop. Quindi io sono interessatissimo a insegnare tutto, tutti i trucchi,
nel modo più efficiente possibile al maggior numero di persone. Quindi creare un ecosistema virtuoso dove lo scambio di skill non è solo un piacere umano, ma è anche hai anche un ritorno economico che all'inizio può essere l'unico incentivo, ma che alla lunga noi pensiamo che sia poi un circolo virtuoso che fa scatenare tutta una serie di altri comportamenti virtuosi. E questo è, secondo noi, cioè questo grandissimo valore aggiunto che diamo, cioè il senso della comunità e della collaborazione in un ambiente che tipicamente è di pura competizione e ostilità tra i vari individui. Non è solo questo, la nostra intenzione è quella di creare non solo questo marketplace e chi ci sta, ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Il nostro obiettivo è di utilizzare il marketplace come strumento per arrivare proprio a quelli che non utilizzerebbero mai una connessione a internet, non utilizzerebbero mai un computer, non utilizzerebbero mai un cellulare connesso per fare delle certe cose. Quindi quello che abbiamo fatto è iniziare a stringere delle partnership strategiche con tutte quelle altre aziende, istituzioni, non profit, fondazioni e via dicendo, che stanno lavorando sia nel campo dell'infrastruttura internet, quindi noi forniamo la piattaforma non appena l'infrastruttura viene posata, sia nel campo dell'insegnamento, quindi andiamo alla Khan Academy, andiamo a Udacity, andiamo da quelli di MIT, andiamo da quelli di edX, andiamo da TED, andiamo a tutti questi a chiedere di stringere delle collaborazioni strategiche con loro, e in terzo da quelli che stanno adesso facendo online work. Noi siamo in contatto stretto con questi qui di Odesk, e loro ci hanno sostanzialmente detto che non hanno nessun interesse a cercare di dare un lavoro o dare delle possibilità o insegnare un lavoro a quelli che non parlano perfettamente inglese, non hanno un'educazione di tipo universitario e non hanno una connessione a internet con un computer. Quindi sostanzialmente loro non sono interessati a migliorare la vita del 95% delle persone che si trovano in quei paesi lì, perché loro vogliono stare in quello che è, diciamo, lo sweet spot. A noi interessa invece fare meno soldi, ma aiutare proprio quelli che non hanno niente o quasi. E spero di aver risposto alla domanda di Peter Ray. Vincenzo? Ok, vai. Ok. Passiamo alla seconda domanda. Intanto te la metto anche qui in chat, in modo da averla sempre evidenziata. Te la leggo. Con le nuove conoscenze fatte alla Singularity University, che idea ti sei fatto sulla comprensione da parte di queste persone con formazione accademica sulle problematiche e sui concetti espressi dal movimento Zeitgeist, come per esempio Ray Kurzweil, che ha scritto il bellissimo libro La Singularità è vicina, ma non prende minimamente in conto il sistema economico? No, innanzitutto c'è una grandissima varietà tra i background che le varie persone hanno. Cioè c'era gente con 3 PhD e c'era gente che non aveva neanche la laurea. No, che non avesse la laurea nessuno... Sì, c'era qualcuno che non aveva neanche una laurea. Comunque c'è una grande differenza di background, quindi non si possono mettere tutti nello stesso bundle. Nell'esempio specifico di Kurzweil, lui non è che non prende in considerazione il sistema economico. Lui lo prende in considerazione per quello che è oggi e pensa che andrà avanti in maniera indefinita con solo delle piccole variazioni. Lui negli anni si è ricreduto un po' sul sistema di competizione, cosa adesso lui crede molto nell'open source, in convivenza con i sistemi proprietari. Secondo lui un sistema di feedback loop tra i due è quello che fa portare avanti il progresso. Cioè, sta descrivendo quello che succede oggi, non quello che succederà domani, perché è oggi quello che succede che è così. Cioè, tu hai un sistema di questi feedback loop dove hai i vari freemium, cioè che il codice libero, i servizi sono a pagamento, oppure i servizi premium sono a pagamento, oppure hai il codice di base che è open source e poi dei plugin aggiuntivi che tu ci aggiungi sopra che sono proprietari o cose di questo genere. Secondo me sono visionari sulla tecnologia, sono visionari su alcune cose del nostro stile di vita, ma non sono per nulla visionari su, ad esempio, le basi del sistema economico, cioè non le mettono in discussione. Per quanto riguarda me, invece, quelle cose vanno messe in discussione e le ho messe in discussione, tant'è che ho fatto la mia prima unconference, la mia prima non conferenza a Singularity, le ho dato il titolo un po' provocativo, Peter Diamandis is wrong, cioè Peter Diamandis sbaglia. Peter Diamandis è il chairman della Singularity. E questo, insomma, ha un po' attirato l'attenzione di Rob Nail, che è il CEO di Singularity, che ha twittato a Peter Diamandis la scritta del mio talk, e poi Diamandis è venuto a chiedermi e abbiamo avuto una discussione, insomma, è interessante.
Ecco, quindi per tante cose sono visionari, per tante altre non così tanto. Ma devo dire che le idee nostre che io ho permeato durante il percorso di studi erano condivise da alcuni dei miei colleghi studenti e anche da alcuni membri dello staff. Quindi in realtà non siamo così soli quanto pensiamo di esserlo. Ho finito. Ok, volevo chiedere scusa per non aver nominato l'autore di questa domanda, insomma l'ha scritta Daniel Iversen. Ok, passiamo alla terza domanda che l'ha scritta Umberto De Pretis e chiede: il vostro progetto viene offerto come strumento formativo per un'autosufficienza. Siete particolarmente interessati ad un uso specifico del Wi-Fi da parte degli utenti che potrebbe assumere due o più sfumature, ad esempio. A. Un'alternativa per colmare la mancanza di servizi sociali adeguati. B. Un potenziale mercato. Te la copio anche. E allora, interessate, alternativa a colmare servizi sociali adeguati? Beh, certo, il sistema educativo non è adeguato a insegnare la forma mentis e le skill per il mercato attuale, e quindi noi pensiamo proprio di dare accesso a tutti a quella possibilità. E un potenziale mercato, sì, è un mercato enorme, che non è il mercato dell'outsourcing, ma è il mercato diciamo il vero mercato globale, cioè quello dove c'è una meritocrazia di 7 miliardi di persone con tutte le stesse possibilità. E questa sarebbe la risposta del free market economist. La mia risposta è: questo qui è un veicolo grazie al quale poi possiamo raggiungere quella che è l'autosufficienza, dove uno lavora quello che gli serve e possibilmente il meno possibile. Quindi noi non vogliamo creare un mercato globale meritocratico così che ognuno di noi può guadagnare, può lavorare 80 ore a settimana per farsi 5-10 mila euro al mese, ma che grazie a questi strumenti uno può rendersi il meno schiavo possibile dal denaro. E questa, diciamo, è una cosa che penso ci differenzia da quasi qualunque altra azienda che sta in giro in quel settore. No, no, non è vero. Ci sono altri che lo pensano, ma non lo rendono così esplicito. È un po' rischioso. Parlo soprattutto di fronte a investors. Ok, passo alla prossima domanda. Vai. Ok, Tudor, un cognome che non riesco a pronunciare adesso, Burjakovsky, chiede: può essere qualsiasi risorsa che viene chiamata open source distribuita dietro un compenso con scopo di lucro? E poi, come fa ad aiutare concretamente internet, popolazioni che non hanno acqua a sufficienza o potabile? Ok, quindi due domande. La prima, può qualsiasi risorsa distribuita dentro un compenso? Ma dipende da cosa stai parlando, però ti faccio l'esempio del kernel Linux. Il concetto dell'open source è che la sorgente è aperta, quindi per esempio kernel Linux tu te lo puoi scaricare gratuitamente, è lì, però c'è un'azienda che può farci un pacchetto e vendertelo, cioè può farsi un pacchetto sopra con delle cose aggiuntive o impacchettate in un suo modo e vendertelo. Allo stesso modo, io posso rilasciare le schematiche per un trattore open source, però costruire il trattore e vendertelo. Non so se ho risposto alla tua domanda o non so se era questa la tua domanda, però questa è la mia risposta, perché è quello che ho capito la tua domanda. E la seconda è: come fa ad aiutare concretamente intere popolazioni che non hanno acqua a sufficienza potabile? Ok, rivolto la domanda: come fa ad aiutare una qualunque persona imparare l'alfabeto, imparare a leggere e scrivere, per esempio. A cosa l'aiuta quando deve mangiare? È la stessa risposta, cioè internet ti emancipa da migliaia di problemi, tra cui quello dell'acqua che non è potabile. Per esempio, con internet tu puoi scoprire come distillare l'acqua, come purificarla a costi bassissimi. Per esempio, con internet puoi scoprire come costruire dei canali per trasportare l'acqua. Cioè, il problema dell'acqua può essere risolta se hai accesso alla conoscenza su come gestirla, e internet ti dà l'accesso meno costoso, più immediato e più ampio a quella conoscenza lì. Non solo, ma risolve quello e milioni di altri problemi. Passo alla prossima. Questa è di Davide Gaulli che chiede: per il segnale Wi-Fi, pensate ad un approccio satellitare o a una rete mesh? Immagino che il cablaggio sia fuori discussione. Per la realizzazione del progetto in paesi con scarso accesso No, 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 all'elettricità. aspetta, Vincenzo, visto che sono 7-8 domande, facciamo una per volta. No, è sempre una. Aspetta, allora fai una cosa, rispondi Sì, ma è prima a questa. divisa in 5 punti, 6 punti. Vabbè, allora rispondi prima a questa qua. Sì,
non importa quale sarà la sorgente, perché dal momento in cui noi abbiamo deciso che non ci occupiamo più dell'infrastruttura, inizialmente noi avevamo pensato a una trasmissione microonde da punto a punto e poi utilizzare il segnale Wi-Fi 2.4 GHz perché non è regolato. Poi abbiamo pensato a fare delle reti mesh una volta che il segnale dovrà arrivare nell'ultimo miglio. Poi abbiamo pensato a utilizzare un ibrido insieme a quello che viene chiamato software defined radio con algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la locazione delle frequenze, chiamato cognitive radio, che adesso è molto hot nell'area. Abbiamo parlato con gente di Google che voleva fare sta roba. Poi abbiamo pensato di utilizzare altre tecnologie ancora. C'erano i segnali del white space che adesso si stanno liberando perché ci sono le frequenze delle televisioni che praticamente stanno trovando liberalizzazione in quasi tutti gli stati. C'erano 2000 possibilità. Adesso a noi non interessa come arriva il segnale. Chiunque ce lo dia in maniera più reliable e a costo più basso, noi lo prendiamo da loro. Il punto è che noi dobbiamo fornire un computer e una connessione internet senza un costo upfront insostenibile per la persona che lo deve ricevere. Cioè, se tu sei un filippino di 30 anni che non ha un lavoro fisso, il tuo stipendio è di $50 al mese. La connessione a internet mediamente costa $25. Questo significa che il 50% del tuo introito dovrebbe andare a pagare una connessione a internet. È insostenibile. Un computer minimo lo paghi $250. Anche quello è insostenibile. Se invece noi facciamo delle partnership con quelli di One Laptop per Child, quelli di Air Gialdi e via dicendo, noi diamo per esempio un computer, una connessione a internet gratis e sul valore aggiunto che noi creiamo, cioè la creazione di skill e nuovi lavori per questa persona, una percentuale di quello che lui guadagna andrà a pagare il costo e a coprire il costo della connessione a internet e del computer. Se lui dopo, o se lei dopo, non so, 3 mesi non ha trovato niente, questo qui non ci riesce più a coprire il costo, lo diamo a qualcun altro. Ma comunque non ha dovuto mettere in ipoteca la casa per comprarsi un cavolo di computer. Ecco, quindi un po' pensare a quali sono le problematiche di una persona vera che vive in un posto specifico, guardare tutte le barriere che ci sono e cercare di abbatterla una per una. Questo è l'approccio che abbiamo noi. Ok, passo al prossimo punto. Ok, allora, per la realizzazione del progetto in paesi con scarso accesso all'elettricità, avete in mente un hardware particolare? Router Wi-Fi con pannello solare, dinamo o simili? Ah, la stessa cosa, cioè adesso qua penso che sono tutte domande riguardo all'hardware. Non ci occupiamo più di hardware, quindi non risponderò a questo. Cioè, posso dire le speculazioni che avevamo fatto prima quando stavamo lavorando sull'hardware. Comunque, insomma, sarebbe più una curiosità che un effettivo realizzazione. Rispondo a Francesco che dice errore, un PC lo paghi $50, il monitor un'altra faccenda. Io sto parlando di una realtà, di una persona specifica. Cioè, se tu vai nelle Filippine e cerchi di comprare un Raspberry Pi a $34, non lo trovi, semplicemente non c'è, a meno che non hai una connessione a internet, non sai che esiste Raspberry Pi, non lo compri tramite internet e non te lo fai arrivare con altri 20 di spedizione. Quindi se tu sei lì, tue alternative sono andare in un hardware store a comprare per $300 un computer o un piccolo portatile. Queste sono le tue vere opzioni se sei una persona che abita lì. Se invece tu hai accesso, ad esempio, al nostro network o un network di persone collegate a noi o che la pensano come noi, a quel punto noi possiamo comprare 1000 Raspberry Pi o 1 milione di Raspberry Pi e distribuirli per tutto quanto il nostro network di azione. Ma tu quando fai dei lavori devi immedesimarti non nella situazione ideale, ma nella situazione vera dove una persona effettivamente si trova. Cioè, tu devi telefonare a un filippino che non ha una connessione a internet e fargli un'intervista e chiedergli, per esempio, oppure prendere l'aereo, andare nelle Filippine e chiederglielo di persona. E solo in questo modo tu puoi capire come effettivamente vive e quale problematiche ha. Ok, passo all'altra domanda. Intanto l'ho anche incollata qui. Oltre alla rete dati, in quelle aree c'è anche una mancanza di computer simile. Come gestirete anche questo problema o vi occuperete esclusivamente della connettività? Sì, ho già risposto. Facciamo delle partnership strategiche con One Laptop per Child, con questi guidi Raspberry Pi, con chiunque abbia, insomma, ho già risposto. Sì, un attimo solo, leggo anche le altre domande per vedere se c'è attinenza o già risposto. Ecco qui.
Nel caso del wireless, visti i recenti studi che indicano come pericolose le emissioni dei telefoni cellulari, è stato pensato l'impatto del progetto sulla salute dell'uomo e la salubrità dell'ambiente nella quale verrà applicato? Ma dunque, io ho visto tanti studi, ma sinceramente non ho visto nessuno studio definitivo, cioè tanti studi contrastanti che dicono l'opposto, tutto l'opposto di tutto, anche in modo molto controintuitivo, cioè ci sono studi finanziati per esempio dalla Nokia che dicono che i cellulari fanno male e ci sono studi finanziati da delle non profit che dicono che i cellulari non fanno male, cioè cose che tu dici ma non dovrebbe essere l'opposto. Inoltre è una questione di due, cioè sono due cose in gioco: una è la potenza di trasmissione e due a che frequenza stai. Le frequenze del wireless 2.4 5 GHz alle potenze che sono per legge, da quello che ho visto io, cioè secondo l'evidenza scientifica alla quale ho avuto accesso, e se volete mandarmi dei dettagli sarò felice di leggerli, sono centinaia di volte sotto la soglia della pericolosità per l'uomo, ma ordini di grandezza inferiore, quindi proprio non esiste il problema. Può esistere il problema nella torre di trasmissione, se ha una potenza, però lì sono questioni del governo, perché loro, cioè quelli che hanno il diritto di trasmettere a quelle potenze lì, sono di solito un monopolio o un duopolio, e quindi noi non siamo sicuramente uno di quelli, perché l'appalto costa tipo 50 miliardi di dollari per avere l'appalto per trasmettere a quelle frequenze. Comunque, da quello che ho visto, a meno che tu non sei nelle immediate vicinanze della torre, non hai problematiche di quel tipo. Però, se mi volete mandare degli studi per approfondire meglio, sarò felice di leggerli. Ok, passiamo alla domanda numero 6. L'ha scritta Ezio Corignone, il coordinatore del GDL Doppiaggio, e chiede: dalle tue dimissioni di coordinatore italiano ad oggi, sono cambiate molte cose nel movimento. Che idea ti sei fatto della riorganizzazione attuale del movimento italiano, cioè quello che è diventato oggi, e soprattutto hai qualche consiglio da darci su come muoverci? Ma io devo dire che mi piace quello che vedo, cioè il doppiaggio è di ottima qualità. Vedo che, caspita, le traduzioni vengono nel giro di qualche giorno, qualche settimana, nel caso pessimo. Poi un'ottima qualità degli articoli, vedo che traducete da Fizorg, da vari, insomma, state facendo un ottimo lavoro, ragazzi. Quello che mi piacerebbe vedere di più sono più eventi fisici cittadini. Cioè mi piacerebbe vedere ogni mese 1, 2, 3, 4 video che arrivano dalle varie città che hanno fatto un evento, una conferenza, un incontro in piazza, una discussione. Mi piacerebbe di più vedere lavoro sul campo. Però in generale, bene, bene. Ok, grazie. Queste cose già ne abbiamo parlato e abbiamo in programma di organizzare nuove iniziative a proposito di questo. Intanto stiamo anche riorganizzando nuovi gruppi cittadini, quindi ci stiamo muovendo anche su questo fronte. Allora, passiamo alla domanda numero 7 di Giovanna Marino, che chiede: intendi interagire con il movimento in futuro? Se sì, come? Ma sì, io seguo comunque sempre il feed, le notizie e in qualunque modo possa essere di interesse e di beneficio per entrambi, io sono interessato, cioè per entrambi, dico io come individuo e per il movimento come entità. Se ci vengono in mente delle idee reciproche che possono aiutarci, ben venga, cioè io sono sempre disponibile. Il mio tempo è focalizzato sulla realizzazione di questo progetto qua, WhiteFly, e le mie attività come, così, come relatore, scrittore, via dicendo. Però secondo me, a parte la connessione, secondo me, impossibile da tagliare, che c'è tra me e il movimento proprio come a livello umano, a parte il fatto che ormai, adesso qui ci sono alcuni nomi nuovi, ma vi conosco quasi tutti come se foste miei fratelli, quindi quello non si dimentica in 3 mesi. E poi anche la visione che abbiamo, che condividiamo. Sicuramente non posso essere tutte le domeniche sera in discussione al podcast, perché non ho neanche il tempo di fare i miei lavori e le mie cose personali, che sono tutte assorbite dal lavoro, dagli studio. Però se ci sono degli eventi in cui volete che faccia un intervento, che facciamo una discussione di un'oretta una volta, io sono disponibilissimo e possiamo scambiare delle idee e tante altre cose, certo. Ok, passerei alla domanda numero 8, è la scritta Juan Matus. E ti ho linkato anche la domanda in privato in modo tale che puoi leggerla, perché è strutturata in più punti. Incomincio a linkarti il punto numero 1.
Allora, premessa, nell'ultima intervista su Verissimo esponi il concetto di lavoro dinamico, che cambia in funzione dei tempi. Qual è la tua idea riguardo all'emancipazione dell'uomo dal lavoro? Ecco, questo è l'argomento del mio TEDx Bologna che ho dato ieri. Quindi non so se volete aspettare 2 settimane a vedervi il video oppure se volete uno spoiler adesso. Secondo me, qual è la tua idea riguardo all'emancipazione dell'uomo dal lavoro? Cioè, secondo me la tecnologia che fino adesso abbiamo resistito perché ci rubava il lavoro, dovremmo accoglierla proprio perché ci ruba il lavoro. Meglio, proprio perché ci libera dal lavoro. Quindi galoppare le tecnologie che rendono i sistemi sempre più automatizzati, in modo che possiamo beneficiare dai loro frutti. In particolare, piuttosto che utilizzare queste tecnologie distribuite, scusate, quelle tecnologie centralizzate per la produzione di energia, per la produzione di oggetti, per la produzione di cibo, vogliamo sviluppare e utilizzare sempre di più queste altre tecnologie che invece sono distribuite e quindi democratiche per la produzione di energia, di cibo e di oggetti? Vogliamo, come state facendo, a prendere stampanti 3D, stamparne altre, diffondere questa conoscenza, scambiarsi gli oggetti, scambiarsi i design in 3D, scambiarsi conoscenze su come gestire una cosa idroponica, come fare la permacultura, come fare ad avere un piccolo giardino anche se uno vive in un appartamento. Cominciamo a sviluppare veramente queste tecnologie e a utilizzarle. E riduciamo la nostra dipendenza dal denaro, che secondo me è quello, lo scopo immediato della vita, così che poi possiamo trovare il vero scopo nostro della vita. Ok, sempre riguardante all'intervista su Verissimo, secondo punto, come mai tale scelta comunicativa in ambito televisivo? Come mai ho scelto di usare queste parole? Come mai ho usato quell'argomento? O come mai sono andato in televisione? Beh, è la terza. Ah, è semplicissimo. Mi ha telefonato Daniele Bossari, mi ha detto che voleva farmi un servizio. E io ho detto, va bene, cioè più persone sentono queste idee, penso, meglio è. E lui ha una rubrica su Verissimo e quindi l'abbiamo andata online lì. Ma se era da un'altra parte, andava... Cioè, io non sapevo neanche che era su Verissimo in realtà. Mi ha detto, ti voglio fare un servizio. Ah, ok, va bene. No, aspetta, allora c'è stato un errore di comprensione perché Juan ha scritto che no, non era la terza. Juan, per favore, scrivi in chat velocemente cosa intendevi. Federico, leggi l'ultima stringa. Concetto di lavoro dinamico, cambia in funzione dei tempi. Cioè, che anche se tu impari una skill adesso, anche se tu impari un lavoro, una professione, questo potrebbe scomparire tra 2 anni, tra 5 anni, tra 10 anni, cioè... Come mai una scelta comunicativa in ambito televisivo? Perché cioè, c'è un problema grosso in Italia adesso, no? Che manca il lavoro ovunque, e io vorrei mettere un po' in prospettiva le cose per quelli che pensano che sia tutto un problema di cattiva politica e cattiva amministrazione, dove chiaramente in parte quello, ma esatto, laureati al call center. Il problema è un altro, cioè il problema è che tu hai una situazione di base problematica che è l'automazione. Non puoi vincere contro i robot, questo è, non puoi vincere contro l'intelligenza artificiale, è una battaglia persa in partenza. Se poi hai anche una classe dirigente penosa, questo problema viene esacerbato, ma non è la classe dirigente che ha causato il problema. Ok, allora, penso che questa domanda già hai risposto. Juan, mi dai conferma oppure vuoi indicare una diversa preferenza? Cioè, su che idea si era fatta del movimento Zeitgeist, eccetera, eccetera. Chiedi a me o chiedi? No, sto chiedendo a Juan che ha espresso una domanda che è simile a quella che ti hanno fatto prima su come vedi il movimento adesso. È ancora pertinente, ancora va bene. Allora la rileggo. Secondo lui, ok. Nell'ultima intervista su Verissimo esponi il concetto di lavoro dinamico che cambia in funzione dei tempi. Che idea ti sei fatto dai tempi della fondazione del movimento Zeitgeist ad oggi? È cambiata dopo la tua esperienza all'estero? La mia impressione sul movimento Zeitgeist, cioè ciò che io penso rispetto al movimento? Da quando hai lasciato ad ora? Ah, la mia idea sul lavoro. Sì, devo dire che stando in un ambiente come quello della Silicon Valley ho visto il grande potere di far del bene che hanno gli imprenditori sociali, cioè gli imprenditori che iniziano un'attività per il miglioramento della società. Perché qua non esistono. Cioè, qua non puoi fisicamente farlo perché non hai le risorse finanziarie. E invece lì, nella Silicon Valley, è pieno di miliardari che si sono fatti da sé.
e che arrivano dalla povertà più assoluta e quindi hanno stanziato diversi miliardi di dollari in fondazioni o fondi che vogliono che quei soldi vengano utilizzati proprio per i cosiddetti social entrepreneurs, cioè quegli imprenditori sociali che vogliono fare del bene e che quindi invece che andare a cercare degli investitori che cercano profitto trovano dei finanziamenti da parte di questi filantropi che hanno dei soldi destinati proprio per questo tipo di attività. E ho visto come dei team, dei piccoli team di persone dedicate possono avere un grandissimo impatto. Non solo perché ho visto il potenziale tra gli 80 miei colleghi, 79 miei colleghi, ma perché sono venuti a parlarci degli imprenditori che l'hanno già cambiato il mondo. È venuto a parlarci questo qua del Pakistan che ha portato un miglioramento della vita a 350 milioni di persone in 8 anni. Questo qua ha iniziato un'azienda di telecomunicazioni, ha portato telefoni cellulari a bassissimo costo con tariffe, anche quelle a bassissimo costo, che hanno permesso per esempio agli agricoltori di conoscere il costo del grano al mercato così che non venivano fatto un rip-off, a fare dei pagamenti tramite cellulare senza essere connessi a internet, quindi a pagarsi con l'SMS e quindi evitare il mercato nero, evitare tutti i vari strozzini. Cioè ho visto gente che già l'ha cambiato il mondo, non gente che ha un sogno o un'idea di farlo. E quindi quando tu respiri e vivi queste esperienze giorno dopo giorno dopo giorno e ti trovi quello che ti dice ma sì, io l'ho cambiato il mondo, ma guarda, ho solo fatto tanto così. Però tu potresti fare tanto cos'ha. Anzi, tu lo farai. Anzi, tu lo fai. E ti guarda in faccia mentre te lo dice, senza battere le palpebre. E ti dice, tu lo fai, vai. Sei ancora qua, vai. A quel punto cosa fai? Vai. Ok, perfetto. Ultima domanda da Juan, è sempre nell'ultima intervista in cui esponi il concetto di lavoro dinamico che cambia in funzione dei tempi, quali consigli daresti riguardo alla divulgazione del tema del lavoro così sentito, attuale ed importante, eppure così poco compreso? Quali consigli? Gli stessi che ho dato, cioè informarsi e sembrerà un po' così banale, ma cioè, leggere il mio libro, nel senso... Ci ho messo tanto impegno proprio per far capire questo concetto a tutti e spero di averlo scritto comprensibile e che possa essere di ispirazione anche. E quindi, insomma, quello sarebbe il primo passo, secondo me. Poi colgo l'occasione per dire che ho messo uno spreadsheet per cercare dei traduttori. Quindi, se qualcuno di voi lo vuole tradurre in italiano, compili questo coso, che adesso vi metto il link, perché vorrei pubblicarlo magari in simultanea in varie lingue. C'ho già spagnoli, portoghesi e forse qualche altra lingua coperta, adesso non sono sicuro, quasi sicuri. Quindi c'è un traduttore italiano, vorrei avere almeno due o tre, uno gli faccio tradurre, l'altro gli faccio fare la rilettura, la correzione di bozza. Così, se qualcuno di voi vuole tradurlo e sistemarlo, il 5 novembre sarà disponibile anche in italiano. Ok, passiamo alla prossima domanda di Pat, che chiede, tra quanto tempo conti di poter avere la traduzione italiana del tuo libro così da curarne personalmente il testo, magari aggiungendo alcuni capitoli che lo adattino specificamente alla situazione italiana? L'aggiunta ai capitoli è interessante, sicuramente non lo farò entro il 5 novembre, io conto di pubblicarlo, se non il 5 novembre, da lì a breve in italiano, così com'è, ed eventualmente fare una ristampa, magari con chiare lettere, magari con qualcun altro se a loro interessa, o con la Feltrinelli. Io non ho intenzione di contattarli, di chiedere, di fare, io faccio il meno sforzo possibile, lo faccio su internet, se a loro interessa, mi vogliono contattare, e gli va bene che a un certo punto io, in un futuro indeterminato, piraterò il mio stesso libro su The Pirate Bay, se a loro sta bene, allora abbiamo un accordo, se a loro non piace, allora non si, niente da fare. Ok, passiamo alla decima domanda di Max Uguccioni, che chiede, Grillo escluso, nessuno di un certo peso mediatico ha mai preso in considerazione il problema della disoccupazione tecnologica e delle conseguenze sociali che questa si porta. Tutti coloro che ne parlano, come l'ultimo TED di McAfee nell'articolo RL Scarlett, tendono a tralasciare le conseguenze sociali della transizione dalla situazione attuale a quella che sarà
l'automazione totale o semi. Ti sei fatto un'idea di quello che sarà il futuro prossimo, date le circostanze dei personaggi politici, sindacati compresi, che abbiamo in realtà e nel mondo? Mi riferisco al fatto che tutti continuano a parlare di ripresa economica e di posti di lavoro, illudendo la popolazione e facendo disinformazione. Te la copio e incollo anche. Sì, è già qua. Comunque che abbiamo in Italia, non in realtà. Sì, allora, Andrew l'ho incontrato a Singularity, abbiamo fatto anche un tavolo di discussione abbastanza acceso insieme a tanti altri. Allora, Andrew McAfee è una persona intelligentissima che sa bene quello che dice su quello che dice, ma che ha una incapacità totale di immaginarsi un futuro diverso da quello che è sempre esistito. Tant'è che a un certo punto mi ha detto, e cito, quando gli ho proposto l'ipotesi che potessimo avere un sistema di governance diverso, un concetto di lavoro diverso, il nostro rapporto con il lavoro diverso da quello che è stato per gli ultimi 10.000 anni, lui mi ha detto queste testuali parole. Mi fa male al cervello pensare al futuro che tu descrivi. E questo qua è un professore di economia all'MIT, che dovrebbe essere il forefront dell'innovazione, che ha scritto un libro che dovrebbe essere controverso, che dice cose che... Allora, questo secondo me esemplifica perfettamente il problema in uno stato così all'avanguardia come gli Stati Uniti, figuratevi in Italia. Cioè, anche i pensatori che sono forward thinkers, no, che pensano in grande, non riescono a mettere in discussione questo concetto fondamentale, questa base del sistema. Nonostante siano molto intelligenti e dicano cose che hanno perfettamente senso, cioè se voi ascoltate il suo TED sulla disoccupazione tecnologica è preciso i primi 8 capitoli del mio libro, riassunti, precisi, però divergiamo largamente nelle soluzioni proposte ed è per questo, è proprio il suo libro che mi ha spinto a scrivere il mio, cioè quando leggevo la sua analisi dicevo caspita ha ragione, è vero, è quello che dico da anni, poi leggo le sue soluzioni, riforma monetaria, riforma delle tasse, tassare la tecnologia per dare i soldi di più allo Stato, tassare i robot per incentivare i lavoratori umani, cioè delle cose che io dicevo, ma c'è cosa? Perché cioè, tu hai questa enorme possibilità di cambiare finalmente la struttura sociale e la tua soluzione è cambiare il sistema di tasse. Ma dai, cioè. Poi diceva anche delle cose intelligenti, tipo il sistema di istruzione si deve adeguare e tutto, ma non vedo come le istituzioni possano aggiornare il sistema di educazione, cioè non esiste. Lo possono fare invece Coursera, Udacity, Khan Academy e via dicendo. Cioè, non credevo nelle sue soluzioni, quindi ci ho scritto un libro io per dire quali secondo me sono soluzioni più sensate. Poi la storia dirà se ho detto balle io o se invece aveva ragione lui, non so. Comunque, per quanto riguarda la situazione in Italia, secondo me ci va ancora tanto prima che la gente capisca, perché associano la crescita economica con il lavoro. È esattamente l'opposto. La crescita economica porta a una diminuzione del lavoro, perché l'unico modo per crescere l'economia è aumentare la produttività. E l'unico modo per aumentare la produttività è aumentare quanti soldi fai per ogni lavoratore. E il modo più efficiente per aumentare quanti soldi produci per ogni lavoratore è quello di mandare a casa i lavoratori e sostituirli con dei robot che non ricevono uno stipendio o degli algoritmi che viaggiano su computer. Quindi questa idea che la crescita economica, uno, sia una cosa buona, che due, porti posti di lavoro, sono due balle. E io spero di fare un piccolo così, un piccolo dent, cioè di scavare un po' in questo concetto che tutti assumono essere vero tramite le mie conferenze che sto facendo, tramite il mio libro, tramite gli interventi che faccio in televisione, le interviste che mi fanno e insomma spero di almeno mettere la pulce nell'orecchio a qualcuno e che si inizi un dialogo, una discussione a riguardo. Spero di essere quello che accende la miccia, poi se si accende la lanterna non sarò io a deciderlo sicuramente. Ok, passiamo alla prossima domanda di Maurizio Bisogni, che scrive: volevo sapere cosa si pensa della sorte attuale del sistema economico presso la Singularity University, e cioè come si trasformerà il capitalismo secondo Ray Kurzweil e Peter Diamandis. Io non posso parlare per loro, però da quello che ho sentito in vari momenti, sostanzialmente loro credono che si passerà ad un'economia della conoscenza,
dove ci scambieremo conoscenze di qualunque tipo e servizi sempre più astratti. Quindi tanta proprietà intellettuale, e non vuol dire niente perché vi consiglio di leggere l'eccellente articolo che ha scritto Richard Stallman sulla proprietà intellettuale, che in sostanza è un miraggio, è una parola ombrello che non vuol dire niente perché racchiude copyright, diritto d'autore, brevetti, cioè sono quattro concetti diversi messi tutti assieme, così che tu non affronti il problema. Eppure molti lo usano e loro lo usano allo stesso modo, cioè secondo loro sarà tutta una economia del futuro basata sul diritto d'autore, sulla proprietà intellettuale in generale, cioè ci scambieremo idee pagando per servizi, pagando per software, pagando per libri, pagando per... cioè ci inventeremo nuovi, sempre nuovi lavori per soddisfare i nostri bisogni infiniti. Questo è un po' in una nutshell. Poi non voglio correre il rischio e peccare di semplificazione in modo da ridicolizzare il loro discorso. Quindi non citatemi in questo perché non hanno detto esattamente queste parole. Questo è quello che io ho capito. Se un giorno verrà fuori che ha detto una cosa diversa, sarò felice di essere contraddetto. Ok, passiamo alla domanda di Tudor, che chiede: come mai non distribuisci la versione virtuale del tuo libro in maniera gratuita o magari in PDF? La risposta è molto semplice, è che io voglio dare un incentivo iniziale a quelli che mi hanno sostenuto, rilasciando il libro tramite i vari canali a pagamento per i primi tot mesi. Dopodiché rilascerò una versione gratuita. Non rilascio subito la versione gratuita perché sto sperimentando con varie forme. Questo non è il primo, cioè è il primo ma non è l'ultimo libro che scriverò. Quindi in realtà sto facendo tanti esperimenti nel frattempo. Ho fatto un crowdsourcing per i finanziamenti, ho fatto una 99 Design per la copertina, sto facendo adesso questo crowd intelligence per le traduzioni, cioè sto sperimentando varie cose. E voglio sperimentare questa cosa qui, cioè lasciarlo per qualche mese a pagamento, tra un costo accessibile, perché lo metterò a 9 euro la versione digitale e... 14, 15, dipende da quanto costa la stampa per la versione cartacea, o comunque 200 fischie pagine, per dare in qualche modo per rispetto a quelli che mi hanno finanziato nella campagna all'inizio, per dare un incentivo a quelli che mi stanno seguendo adesso a mesi fa, e adesso sto viaggiando con con i risparmi. E poi comunque io, siccome credo nella conoscenza condivisa, tra un po' di tempo lo rilascerò comunque gratuito, ma voglio dare un head start a quelli che credono in me e mi vogliono finanziare. Ok, ho un'ulteriore domanda da parte di Giovanna, e lei voleva sapere se hai parlato del movimento Zeitgeist alla Singularity University e come abbiano risposto le persone. Ho parlato tanto delle idee del movimento Zeitgeist, non ho parlato tanto nello specifico del movimento Zeitgeist. Ho parlato una volta con un tizio il quale è andato a leggere l'articolo sulla Wikipedia inglese e ha detto: ah, ma ho letto che, insomma, un sacco di cose che non erano vere, e questo era proprio i primi giorni. A quel punto mi sono accorto che, a meno che di non riscrivere l'articolo, che non avevo tempo, della Wikipedia, avrei fatto meglio a non parlare del movimento ma parlare delle idee del movimento, perché sennò dovevo spendere più tempo a giustificarmi sull'articolo scritto male su Wikipedia rispetto a sulle idee. Quindi ho fatto un discorso di efficienza e ho saltato la citazione movimento, ho parlato delle idee direttamente e molti erano d'accordo. Una cosa interessante che mi è capitata è che mentre parlavo con Neil Jacobstein, questo qui che è il chairman della... chair head of faculty della nanotechnology e artificial intelligence, stavo parlando con lui e mi chiede un po' del mio background. Allora gli cito fra le varie cose movimento Zeitgeist, e a un certo punto lui mi dice: no, non è possibile. Io: no, cosa non è possibile? E allora lui mi dice: guarda, io e te già avevamo tantissime cose in comune, però questo... Io: questo cosa? E mi dice: quando ero bambino, quando ero ragazzino, 15-16 anni, io abitavo in Florida, vicino a Miami, e tutti i pomeriggi andavo a casa di una persona a discutere sul futuro, sulla tecnologia, a leggere, a studiare. Questo qua era 30 anni fa, mi dice.
E per 20 anni è stato uno dei miei mentori e andavo sempre a casa sua con altre persone, parlavamo. E questa persona era, e io dico, Jacques Fresco, e lui, eh sì! È incredibile com'è, effettivamente è piccolo il mondo. E lui, tra l'altro, è anche amico personale, non solo di Jacques, ma anche di Buckminster Fuller, insieme a tanti altri, quindi veramente curioso. Ah, benissimo, guarda, stupenda l'ultima notizia. E niente, per quanto riguarda le domande sono finite, non siamo arrivati neanche a 13, quindi dare la parola a Fausto se ha qualche altra cosa da dire. Io Sì. personalmente, vai, Fausto. Sì, io vorrei lasciare a Federico a questo punto ti lascerei un piccolo angolo pubblicitario sul tuo libro, visto che stiamo registrando, per descriverci il motivo in particolare, descrivere agli ascoltatori per quale motivo dovrebbero comprare il tuo libro. Ma no, io no, non farò questa operazione pubblicitaria. Se volete vi dico perché l'ho scritto, poi se vi va Va di bene. prenderlo, se vi va di comprarlo, comprate. Se non vi va di comprarlo, aspettate un po' e lo troverete gratis tra qualche mese. Perché l'ho scritto? Perché ho visto che quasi nessuno parla di uno di quello che secondo me è uno dei più grandi problemi della società. Che già adesso ci sta attanagliando e che nel futuro può solo peggiorare, che è la disoccupazione tecnologica. E i pochi che ne parlano portano delle soluzioni che secondo me sono una grande distrazione da quello che può essere quello che salva l'umanità e la società moderna e che ci fa diventare veramente civilizzati, che è il ripensare il nostro rapporto con il lavoro. Quindi ho deciso di strutturare il libro in tre parti. La prima parte è un'analisi sulla disoccupazione tecnologica, su cosa vuol dire l'avanzamento esponenziale e qual è l'effetto che ha. È un'analisi sui lavori che ci sono stati e che ci saranno in futuro, dati scientifici quindi. La seconda parte è un'analisi su quello che ci rende felici e lì ho dovuto mettere in discussione tante delle assunzioni che io facevo. Dal lato opposto, cioè io pensavo, vabbè, usiamo il prodotto interno, no, la felicità interna lorda, il PIL è una puttanata, e insomma, tutto così. Il lavoro non rende felici, i soldi non rendono felici. Questa era la mia assunto. Poi sono andato a vedere i dati e ho detto, non è proprio così semplice, non è proprio così. E quindi ho fatto le scoperte interessanti, che non sono né tutto bianco, né tutto nero, né tutto grigio, cioè è un po' un arcobaleno strano che. Ho dovuto, è un gomitolo di mille colori che ho dovuto in qualche modo aprire, e srotolare e poi rimettere insieme in maniera ordinata. E quello mi ha dato tanto, tanta fatica, sia fisica per leggere centinaia e centinaia di pubblicazioni e decine di libri, sia intellettuale perché mettere in discussione le tue convinzioni non è mai facile, però è anche stato immensamente rewarding, cioè mi ha dato una grandissima soddisfazione. E la terza parte sono quasi 70 pagine di solo soluzioni, cioè una lista di cose che uno può fare domani mattina per migliorare la sua vita ed essere più felice. Quindi, insomma, ci ho speso tantissimo tempo, risorse mentali, energetiche e devo dire che tutte le tecniche e i consigli che ci sono lì sono stati sperimentati su di me, cioè io non ho messo nulla lì che non funzionasse. Sia secondo quello che la scienza dice, sia secondo quello che ho provato effettivamente sulla mia persona. Quindi non mi sono, anzi, ci sono anche un paio di cose che spero alcuni coglieranno. Ci sono un paio di frecciatine, diciamo, a libri di self-help che io considero per la stragrande maggioranza delle boiate pazzesche. Insomma, c'è anche un po' di ironia nel libro ogni tanto. Cioè, ho aggiunto dei. Non è un trattato puramente scientifico, non è puramente economico, non è puramente tecnologico e non è puramente visionario. È un po' un misto di tutto questo con anche un po' di ironia dentro. Spero in futuro di mettercene di più, sto coprendo il valore dell'ironia grazie ad alcuni autori che io considero geniali come Christopher Hitchens, che io amo, e quindi nei prossimi libri cercherò di metterci ancora più ironia senza però mai sfociare nel sarcasmo. E questo è un grande challenge che si ha. E niente, quindi questo è quello che ho fatto negli ultimi 12 mesi della mia vita. E spero che possa essere utile a voi. Quindi è un po' un regalo che faccio a tutti quanti questo libro qua.
Così che voi non dovete spendere 12 mesi per fare le ricerche che ho fatto io, ma in una decina di ore ve le, insomma, vi slappate il mio libro, vi leggete il mio libro e vi risparmiate i 12 mesi di ricerca e di studio. In realtà spero che poi questo vi stimoli a ricercare e a studiare le cose, però spero che sia una buona introduzione. Ok, siccome siamo arrivati a 15 domande ed è quasi mezzanotte, direi che passiamo all'ultima domanda, poi anzi due domande, perché la seconda di Giovanna è o un sì o un no, e passerei prima alla domanda di Umberto, che chiede testualmente, chiedi quanti sono quest'anno i progetti finanziati rispetto agli altri anni? A quest'anno beh, è difficile fare un paragone perché tutti gli anni il programma Singularity cambia radicalmente, cioè proprio 180 gradi. Per esempio l'altro anno c'erano tipo 6 team di dimensioni 15-20 persone l'una, e quest'anno invece hanno detto no, non ha funzionato l'altro anno, quindi adesso facciamo team piccolini da 5 persone. Quindi è difficile un po' dire quanti sono stati finanziati. Posso dire che più o meno statisticamente nei 4 anni precedenti 2 o 3 team effettivamente venivano lanciati e avevano successo, ma capitava anche in anni in cui c'erano solo 7 team. Quindi, insomma, bisogna mettere le cose in prospettiva. Quest'anno ci sono 22 team e di conseguenza io, non solo per quello, anche perché quest'anno oggettivamente siamo andati meglio in tutto, nel programma di studi, nella selezione delle persone, nei rapporti tra gli individui, nel lavoro di gruppo. Insomma, quest'anno è andato tutto meglio, come l'anno scorso è andato tutto meglio di 2 anni fa e via dicendo, cioè migliora in modo esponenziale Singularity, tutto esponenziale lì a Singularity, non so se ve l'ho fatto capire a sufficienza, ma è tutto esponenziale in quel posto lì, e nel bene e nel male, principalmente nel bene. Quest'anno mi aspetto ci siano almeno 7-8 team che effettivamente continuano e hanno un impatto. Di questi 22 mi sembra che la metà stanno ancora continuando adesso, una cosa del genere. Comunque, tra qualche mese si vedrà la prova del tempo e i team che sono diventate delle effettive aziende, non profit, associazioni, via dicendo, finiranno poi sul sito, sul portale di Singularity, quindi potrete vederlo anche lì. Ok, passerei all'ultima domanda di Giovanna, che ti chiede se sei vegetariano o vegano. Se non lo sei. Allora, io ho fatto un periodo da vegetariano e un periodo a vegano, e poi sono tornato a essere onnivoro. E le motivazioni sono molteplici, non so se abbiamo tempo di sviscerarle tutte, però diciamo che ho provato tutto. Ok, le domande sono finite. Beh, dimmi almeno una. Dimmi almeno una. Esatto. Sì, allora, è un discorso lungo, però diciamo che ho cominciato a essere vegetariano per fare un test, beh, innanzitutto perché non mi va tanto a genio il modo in cui vengono trattati gli animali in generale. Cioè, anche dal mio vicino in casa che tiene il cane chiuso in gabbia praticamente, e quindi questo qua abbaia tutto il giorno perché è solo come un cane, fino a quelli che vengono tenuti da quando nascono in gabbia, e poi i trattamenti, insomma, l'abbiamo visto in tutti i documentari, come vengono fatti i mattatoi. Quindi detto quello, ho detto, poi insomma la scienza sembra andare abbastanza coerentemente nella direzione secondo cui meno carne si mangia, meglio si sta, o meglio l'eccessivo consumo di carne, qui tra l'altro ho un intero capitolo del libro dedicato a questo, l'eccessivo consumo di carne crea tutta una serie di problemi cardiovascolari, addirittura è collegata alla tiroide, all'ipertensione, al diabete, insomma tutta una serie di problemi. Ho detto, forse potrebbe essere una buona idea fare un periodo vegetariano, così prendo due piccioni con una fava. Ho fatto il periodo vegetariano, poi ho detto adesso a questo punto facciamo un periodo vegano, ho fatto non so 3 mesi vegano, 6 mesi vegetariano, ho detto, facciamo vegano addirittura, e sì, fisicamente stavo abbastanza bene e andava tutto a posto, però era sempre più complicato, cioè logisticamente gestirsi, cioè dovevo sempre avere un piano di backup, se viaggiavo, se andavo da amici, dovevo avvertirli, dovevo portarmi la mia roba, devo fare sempre 1000 accorgimenti. Insomma, è abbastanza stressante essere vegetariano vegano, soprattutto se sei l'unico. E se tu sei una famiglia o in una comunità di vegani e vegetariani, benissimo, tutti sono così, non c'è problema. Se i tuoi amici anche lo sono, ma se tu sei l'unico o quasi,
è molto complicato e la quantità di stress che mi generava dover gestire questa situazione era tale che non mi permetteva di vivere bene, ecco. E se lo scopo era proprio vivere meglio io, sia con me stesso eticamente sia fisicamente, lo scopo non era raggiunto. Quindi è tornato a essere un onnivoro dove il mio consumo di carne è piuttosto limitato, penso che adesso sto facendo un periodo alla mia famiglia qualche settimana nel mezzo del mio tour in giro, però quindi loro cucinano carne abitualmente, io la mangio perché è lì disponibile. Quando negli ultimi 4 anni e mezzo penso di non aver mai comprato delle bistecche o delle, cioè della carne al supermercato o in altri posti per me stesso. Significa che la mangiavo quando magari si usciva fuori la cena e da amici c'era carne, la mangio. Se si esce fuori a cena e c'è una pizza, magari mi prendo una pizza al prosciutto. Però l'idea di andarmi a comprare della carne e di cucinarla e di avere questa abitudine, ormai sono 5 anni, 6 anni che non fanno più parte di me. Però adesso insomma, voglio fare un discorso più grosso di quello che mi posso permettere a quest'ora anche per le mie capacità cognitive, però in generale ho diversi problemi con un po' il movimento più estremo e radicale dei vegani. Da una parte c'è l'incredibile ipocrisia di alcuni che hanno una grandissima empatia giustamente per gli animali che vengono maltrattati e non hanno nessuna empatia per l'immigrato che va a raccogliere i pomodori a mano e viene sfruttato come uno schiavo, per esempio. Cioè, per le persone che stanno soffrendo non gliene frega niente, e invece per gli animali che soffrono quello è il problema più grosso del mondo. Ecco, io su quello non sono d'accordo. Secondo me ci va una misura e un peso per tutto. Quindi bisogna essere intellettualmente onesti su tutto. Poi, da lì a dire che nessun estremo va bene, mi sembra che sia una tautologia qua, quindi quello è il punto di partenza. Se poi bisogna andare più nello specifico, lì è un discorso più filosofico, cioè a che punto noi abbiamo una responsabilità morale rispetto a una qualunque forma di vita. Beh, noi abbiamo per esempio un insetto, abbiamo una responsabilità morale verso un insetto? E chi dice di sì? I jainisti per esempio non respirano neanche, cercano di non ingerire accidentalmente gli insetti, quindi respirano con un fazzoletto di fronte alla bocca, perché hanno rispetto morale per l'insetto tanto quanto ce l'hanno per un cane, tanto quanto ce l'hanno per una persona. Ci sono individui che pensano che chiunque non abbia un cervello non può provare emozioni, non può provare quindi dolore, quindi non dobbiamo avere nessun problema morale rispetto a questa. Cioè, ci sono alcuni che fanno un'equazione: se questa entità può soffrire, io gli devo dare proporzionalmente più rispetto e più attenzione. Ci sono altri che dicono che quello non è un parametro e ce ne sono altri, quindi è un discorso molto complicato e potremmo sviscerarlo parlandone per ore. Posso dire che da una parte non mi piacciono gli sfruttamenti insensati che vengono fatti degli animali, e questo è di base, tanto quanto non mi piacciono gli sfruttamenti che vengono fatti all'ambiente naturale, per esempio per le monoculture estensive della stessa cosa, quindi tipo di grano, di riso, di, ecco, anche lì la perdita della biodiversità, la perdita di migliaia di specie, sia animali che vegetali che di insetti, questa cosa spesso non viene messa in discussione o non è nel tavolo della discussione dei vegani, invece dovrebbe esserlo. Quindi sono contrario all'avere due pesi, due misure e alla disonestà intellettuale quando si parla di tematiche serie. Nel mio piccolo cosa faccio? Riduco quello che è l'utilizzo sia di carni che di prodotti industriali che provengono dalla grande distribuzione, quindi cerco di essere sempre più vicino a quello che è la produzione locale. E questa è, diciamo, la risposta che mi sento di dare adesso. Spero che abbia soddisfatto. Certo. Federico, ti sento un po' stanchino, eh? No, ma invece sono solo avuto insomma una giornata, cioè c'ho tanto lavoro da fare ancora e penso che andrò a letto molto tardi, ma non ti preoccupare, ci sono. Beh, se mi consenti, non so, vorrei chiederti se puoi aggiungere qualcosa sul tuo trasferimento a San Francisco, la creazione di questa benefit insieme alla tua squadra, non so se ci vuoi accennare qualcosina. Ah sì, dunque, noi, come ho detto, se vuoi impattare positivamente la vita di 1 miliardo di persone, devi cominciare da una. E quindi noi abbiamo cominciato con 1400 bambini nelle Filippine.
E adesso stiamo andando avanti, stiamo facendo lavori nelle Filippine, perché quello il mercato verticale che abbiamo scelto per iniziare, da lì ci vogliamo espandere. Bangladesh, Pakistan, India, Sudan, Kenya, Brasile, insomma, vogliamo fare tutto il mondo. Però bisogna cominciare da qualche parte, stiamo cominciando nelle Filippine. I miei colleghi andranno molto probabilmente in India a breve. Io adesso un tour mondiale, devo andare, aspetta ve lo metto qua, no aspetta. Devo... Sì, ho cominciato con Bologna ieri, prossima data sarà 13 ottobre a Bologna, poi c'è 3 novembre a Vienna, poi sono TEDx di Vienna, poi 6 novembre a Rio de Janeiro in Brasile, il 9 novembre a Sao Paolo, il 16 novembre a Porto Alegre e poi il 28 novembre al Beta House di Colonia in Germania. Quando ho finito tutto questo tour, poi in teoria dovrei tornare a San Francisco insieme al resto del mio team per continuare il mio lavoro full time a San Francisco con Wi-Fi. Questo potrebbe essere a dicembre, come gennaio, come febbraio, non lo so, devo ancora sistemare un paio di cose, tra cui anche la visa, che è il visto di soggiorno, insomma, una serie di cose. Però l'idea è che tutto il team è committed, di, come si dice? Sì, cioè sono dedicati a questa attività al 100%, quindi ci sposteremo tutti quanti lì per trovarci anche fisicamente. E dopodiché andremo nelle Filippine, tutti quanti assieme, a conoscere la gente che ci sarà, che c'è là, che adesso stiamo creando le connessioni con loro, e li andremo a trovare al più presto per effettivamente andare a conoscerle di persona e a creare un network sano di... Perché una delle cose che non ho citato è che noi crediamo molto non solo nell'istruzione online, ma anche nell'istruzione a tu per tu, quindi l'essere mentori di qualcun altro nello stesso posto dove tu puoi insegnare di persona e utilizzare dei luoghi di innovazione, come possono essere dei centri come gli Hackerspace, gli Internet Café e altri luoghi dove la gente si ritrova fisicamente a scambiare idee, a imparare cose e a parlarsi, a fare amicizia e, insomma, e a insegnarsi a vicenda quello che vogliono. Quindi insomma abbiamo tantissime idee e risorse limitate, quindi come tutto bisogna capire dove focalizzarsi e su che cosa lavorare prima, così che poi puoi espanderti dopo. È un'esperienza stupenda che consiglio a tutti di fare, quella di lavorare in un team come questo e di lavorare a un grande problema, perché quando lavori a un grande problema tu hai la sensazione di far parte di qualcosa di più grande di te stesso e a quel punto scatta qualcosa, senti proprio la magia che entra in gioco ed è una sensazione stupenda, quindi la consiglio veramente a tutti. Già in parte ce l'avevo nel movimento Zeitgeist, e in realtà è due facce della stessa medaglia, la stessa cosa da un altro punto di vista con altre risorse, e sono entrambe belle, hanno entrambi aspetti positivi e negativi, ma è bello farle tutte e due e l'una non esclude l'altra, comunque è bello e niente, spero che funzionerà, insomma. Lo speriamo anche noi. Un'ultimissima cosa, Federico, c'è sempre Maurizio Bisogni da Osaka in Giappone che chiede se sai qualche nome di società specializzate nella startup. Sì, è pieno. Se vuoi ti passo dei contatti, te ne posso dire. Ci sono innanzitutto degli incubatori, ci sono Startup Weekend dove fanno 2 giorni, tu vai lì al venerdì e esci la domenica, dove ti trovi con altri imprenditori e social entrepreneurs e cercate di formare dei team un po' come Singularity, però solo per imprenditori sociali in 2 giorni. Poi ci sono delle aziende che facilitano, ci sono, per esempio c'è questo qui che è IDEO, che hanno un Dave Blakely, che penso che sia il CEO, che tra l'altro ci ha fatto da advisor, IDEO, scritto IDEO. Loro sono quelli che ci hanno dato ispirazione per fare alcune delle sessioni di brainstorming e convergenza delle idee, cioè, ce ne sono tantissime. Quanto è cambiata la mia vita?
tantissimo, cioè esponenzialmente, ogni giorno cambiava di più. Tra l'altro io ho passato varie fasi, come tutti lì a Singularity, cioè il fase dell'esuberanza incredibile, i primi 3-4 giorni, proprio esplodi. E poi cerchi di riacquietarti, trovi un equilibrio, pensi di aver identificato tutte le persone che ci sono lì attorno a te. Cioè pensi di aver già capito tutto di tutti. Poi intanto che vanno avanti i giorni, cominci a ricrederti. Cominci a ricredere e dici, ah no, questa persona che mi sembrava così in realtà è cos'ha? E la cosa bella è che in quasi tutti i casi l'impressione che mi sono fatto all'inizio era peggiore dell'opinione che avevo di quella persona alla fine del programma. E questo mi ha due cose. Uno, che ho un bias per giudicare male le persone, quando invece io pensavo di essere incredibilmente ottimista rispetto alle persone che avevo. Cioè io ripongo sempre una fiducia incredibile a tutti in maniera indiscriminata. Tra l'altro molto spesso bruciandomi poi, perché scopro che poi sono delle persone che non valgono. E invece in quel contesto lì ho visto che la mia fiducia indiscriminata non era sufficiente. Cioè dovevo dare molta più fiducia di quella che già riponevo. Perché in un ambiente in cui tutti collaborano, tutti scambiano idee, tutti si aiutano, la fiducia nel prossimo non è mai sufficiente. Tu ne puoi mettere sempre di più. E questa è una cosa che ho imparato incredibile. Cioè, il livello di empatia, di collaborazione, di incredibile, spontaneo scambio di idee con elementi di serendipità che ti lasciano senza fiato, sono esponenzialmente più grandi di quanto tu ti possa mai immaginare quando ti trovi nell'ambiente corretto. E lì ho avuto la prova che qualunque pregiudizio avessi rispetto a qualcuno era sbagliato, e di solito in peggio. E quindi sono stato piacevolmente sorpreso da quasi tutti quelli che c'erano lì. È stata l'esperienza più bella della mia vita. Infatti adesso mi mancano tutti tantissimo, e abbiamo ancora qualche migliaia di foto che quando guardo mi viene da piangere tutte le volte. Ma abbiamo un gruppo Facebook dove ci sentiamo abbastanza, insomma, costantemente tutti i giorni. C'è gente che posta roba e ormai praticamente siamo tutti fratelli e sorelle. Cioè ci conosciamo talmente bene tutti quanti. 80 è il numero perfetto, perché è sotto il numero di Dunbar, che è 330, no? 130, sopra il quale tu non riesci a sviluppare una relazione significativa con più persone. Cioè, oltre le 130 persone tu non riesci a ricordarti non solo il nome, ma anche qualcosa di significativo riguardo a loro, che cosa fanno, quali sono le loro idee, 130, 150, quello che vuoi. Ti vuoi tenere alcuni amici d'infanzia e famiglia a casa, quindi 80 è un buon numero. E superiore 80 non funzionerebbe. Sotto l'80 non avresti le dinamiche di gruppo, avresti solamente le dinamiche di piccoli gruppi, o meglio, non avresti le dinamiche di comunità, avresti solo le dinamiche di gruppo. Quindi secondo me 80 è un numero che è perfetto e non va toccato. E l'idea di team da 5 è buona, io ridurrei a 3 o 4. E niente, quindi questa famiglia estesa, non solo degli 80 che c'erano lì, ma degli altri 80 che erano parte dello staff, che rendevano la vita a noi possibile lì a Singularity, che sono tanto quanto i miei compagni ormai membri della mia famiglia estesa, e quindi questa cosa è stupenda. E niente, io mi sento estremamente fortunato, perché ho guadagnato una famiglia quando sono entrato nel movimento, e adesso ne ho guadagnato ancora un'altra entrando nella comunità di Singularity. Quindi io, piuttosto che perdere famiglie, ne sto guadagnando sempre di più, e questo mi riempie di gioia. Ci riempie anche noi di gioia vedere anche queste famiglie crescere e magari un giorno unirsi anche e collaborare. Federico, abbiamo più di 2 ore di registrazione, cosa dici? Vogliamo fermarci? Qualcuno ha qualcosa ancora da chiedere? Può scrivere in chat, altrimenti io direi che possiamo concludere qui. Cosa dici? Io mi sento pronto a sconnettermi, a meno che non ci sia qualcuno che ha una domanda che lo brucia da dentro. Direi di no, dai, direi, da quello che leggo in chat, direi proprio di no. Allora, Fede, io che dire, faccio una piccola chiusura, io ti ringrazio di nuovo da parte di tutti quanti per aver partecipato a questa intervista, nonostante i tuoi numerosi impegni, che sono parecchi in questo periodo.
Speriamo di risentirci presto per nuovi aggiornamenti, anche perché tu sei una fonte molto molto importante, molto richiesta e non solo per il nostro movimento. Questa sera ci hai dato parecchie notizie, risposte veramente interessanti. Fede, che dire, grazie, sentiamoci presto, prima che puoi. Sicuramente dopo la fine del tuo tour, con l'anno nuovo, appena ti sarai stabilizzato bene a San Francisco. E se nel frattempo, quando inizierai, diciamo, questo tuo percorso nuovo, questo tuo sogno che stai affrontando col progetto Wi-Fi, se ci vorrai comunicare qualcosina, qualche esito e come sta procedendo, noi saremo ben lieti di riascoltarti. Ti faccio un abbraccio fortissimo da parte di tutti i 45 connessi di questa sera, che eravamo un bel numero, inaspettato. E grazie ancora a tutti quanti, grazie Fede, un abbraccio forte veramente. Grazie. Grazie a voi ragazzi e niente, mi ha fatto molto piacere venire qua a scambiare due parole di nuovo insieme a voi. E niente, ci sentiamo presto. Io tra l'altro vi lascio con l'ultima notizia che non mi ero più ricordato. Io mercoledì andrò a parlare a un gruppo di 17-18 anni a un liceo di 200 ragazzi e ragazze che stanno per fare la maturità qui a Cossato, provincia di Biella, il mio ex liceo. E quindi insomma sarà divertente anche sentire queste menti giovani e dare loro un po' di prospettiva e a parlare loro. Parlerò del loro futuro e delle possibilità che hanno, quindi spero di ispirarli. E niente, grazie a tutti e un abbraccio. Un abbraccio Ciao. a te. Ciao. Ciao Fede. Ciao, in bocca al lupo. Ciao Fede. Ciao Ciao Fede. Fede.